Esattamente 500 anni fa a Firenze un uomo stava per realizzare il sogno della sua vita, liberare da questo grande blocco di marmo una figura che era prigioniera al suo interno. La sua arte, così diceva, era proprio quella di scalpellare via il marmo che stava intorno e portarla così finalmente alla luce. Ma chi era racchiuso all'interno? Lo scultore era Michelangelo Buonarroti e la statua che stava per emergere da quel grande blocco di marmo grezzo era il David. Esattamente mezzo millennio fa, in un atelier di Zadorno, nasceva così quella che è forse oggi la statua più celebre al mondo. La statua era nata tra molte polemiche e litigi, non ultimo quello della collocazione che doveva avere. Per deciderlo si era formato addirittura un comitato presieduto da Leonardo da Vinci. Leonardo riteneva che quella statua avrebbe dovuto essere protetta e quindi collocata sotto il portico, la loggia dei Lanzi. Michelangelo invece la voleva all'aperto, anzi proprio ai piedi di Palazzo Vecchio, e l'ebbe vinta. E tra applausi e contestazioni, il David raggiunse finalmente il suo piedistallo. Immaginate, David fissa Golia, una torre piantata nell'erba. Raccoglie una pietra, stranamente leggera. Il cuore gli trema, la gola gli si serra, la sua arma è così inadeguata. Stringe saldamente la pietra nel pugno, se ne fa padrone, la mette nella fionda, la sente diventare più pesante mentre la fa vorticare nell'aria ed è come se la pietra attirasse a sé tutta l'energia dell'universo. Fende l'aria con la stessa tagliente precisione di una spada. E con l'accelerazione del suo gesto, il moto vorticoso ingigantisce David. Egli acquista statura, mentre il Filisteo la sta perdendo come una torre che affonda in una palude. La pietra lascia la fionda. Si sente nell'aria come il frullo di mille ali, un ronzio come d'api infuriate. E coglie nel segno, stampando una moneta di morte nel mezzo della fronte di Golia. David resta immobile, bloccato in quel suo gesto finale.
quasi non si fosse mai mosso. È compiuto. È la cosa più bella che ho mai fatto. Ora non so cos'altro potrò fare. Molte altre opere doveva effettivamente realizzare Michelangelo. Quando scolpì il David aveva soltanto 27 anni. La sua fu una lunga vita, durata fino a quasi 90 anni. Una vita tormentata, piena di gioie, di amarezze, ma soprattutto di litigate. Litigava con tutti, con gli altri artisti, con le domestiche, con i cardinali, con i papi. Non era un carattere facile, ma l'esuberanza del suo temperamento era forse la stessa che dava poi forza alle sue opere. E non azzardarti mai più a nominare la mia famiglia! Ma tu mi fraintendi? Michelangelo visse in un momento straordinario della storia dell'arte e grazie a delle tecniche virtuali è qui possibile riunire in una galleria immaginaria delle opere che sono sparse un po' ovunque e che sarebbe forse impossibile vedere tutte insieme. Guardate chi erano i contemporanei di Michelangelo: Leonardo da Vinci, Botticelli, Andrea della Robbia, Tiziano, il Perugino, Raffaello, Tintoretto, per non citare che i più famosi. Era un momento magico per l'arte. In tutte le corti, pittori e scultori venivano chiamati per decorare in modo prestigioso ville e castelli, mentre chiese e palazzi vaticani offrivano l'opportunità di realizzare grandi opere. Era il Rinascimento, di cui Michelangelo fu, assieme a Leonardo, il protagonista assoluto. Figlio del tuo figlio. Le sue opere rappresentano uno dei punti più alti dell'arte di tutti i tempi e spaziano dalla scultura alla pittura all'architettura. Bastano tre soli esempi per capire la sua grandezza: la Pietà, naturalmente, la cupola di San Pietro e, per quanto riguarda la pittura, la Cappella Sistina. Queste due serate non racconteranno soltanto la storia di un genio, ma la storia di un uomo. Ammirato dai grandi del suo tempo, spesso alle prese anche con le loro bizze e afflitto dalle piccole miserie di ogni giorno. Conti da pagare, problemi familiari, gelosie, veleni. Una vita, insomma, piena di fatiche, di contrasti e di successi. Quella di Michelangelo Buonarroti.
Il racconto di una vita comincia solitamente con una data di nascita e quella ce l'abbiamo. Michelangelo nasce a Caprese, vicino Arezzo, il 6 marzo del 1475. Ma della prima parte della sua esistenza sappiamo molto poco. Sappiamo che discendeva da una famiglia di piccola nobiltà. Suo padre era podestà a Chiusi. 80 anni prima un suo trisavolo aveva addirittura prestato al comune di Firenze una grossa somma in denaro per la guerra contro i Visconti. Ma poi le cose andarono male e suo nonno era già sul lastrico. Poco dopo la nascita, Michelangelo viene dato a balia alla moglie di uno scalpellino. E da lì si perdono le sue tracce, fino all'età di 7 anni, quando viene mandato a scuola di grammatica presso un certo Francesco da Urbino. Malgrado le molte bacchettate del maestro e del padre, Michelangelo si applica poco alla grammatica, ma si incontra di nascosto con un allievo del ghirlandaio che gli porta dei disegni da copiare. A 13 anni il padre si rassegna e lo dà a bottega proprio al ghirlandaio per 3 anni per imparare a dipingere, come dice il contratto. Queste botteghe d'arte erano dei veri vivai di talenti, ragazzi dotati per il disegno o per la scultura, che vivevano e lavoravano a tempo pieno presso un maestro, imparando tutto quello che c'era da imparare. Ma qui che si fa? Si beve? Dai, anche Leonardo andò a bottega da uno di questi grandi artisti fiorentini, il Verrocchio, e imparò non soltanto la pittura e la scultura, ma mise mano a tutta una serie di attività artigiane che si svolgevano su commissione: decorazioni, scenografie per spettacoli, macchine per trasportare e innalzare statue, tecniche per macinare i colori o per costruire impalcature. Michelangelo, quando arrivò a bottega, doveva già essere molto bravo nel disegno, perché, contrariamente alla consuetudine, il ghirlandaio gli concesse un salario, 24 fiorini, per i 3 anni di permanenza. Subito, Giovanni, vieni, presto, anche questi, siamo agli altri! A 15 anni, finito il suo tirocinio presso il ghirlandaio, Michelangelo ha un colpo di fortuna. Uno di quei piccoli grandi eventi che possono cambiare una vita. Infatti Lorenzo de' Medici, che ospita in un suo palazzo un vivaio di giovani pittori, chiede al ghirlandaio di segnalargli un paio di scultori giovani e promettenti. Michelangelo viene selezionato. È una straordinaria opportunità perché in questo modo può entrare a far parte di quella ristretta cerchia di artisti che godono della protezione di un grande mecenate. La memoria è un'arte, il ricordo un maestro di vita. Platone nacque nel 428 avanti Cristo. Come fare per fissare tale data nella nostra mente? Mettiamo il nostro primo numero qui, nell'androne d'ingresso, il 4. Come lo si rappresenterà? Con i 4 evangelisti. Bene. Poi il 2. Tu. Adamo ed Eva. Bravissimo. Ora, a che cosa penseremo per il numero 8? Le 8 meraviglie del mondo. 8? Io ne conosco solo 7. Mio padre dice che l'ottava meraviglia è qui a Firenze. La cupola del Brunelleschi. Certo, contessina. L'ambiente è molto stimolante. Non solo perché è un crogiuolo di piccoli geni, ma perché la corte di Lorenzo è anche un punto d'incontro di uomini di cultura, letterati, filosofi, poeti. È probabilmente qui che nasce in Michelangelo la passione per Dante e per la poesia, che lo porterà negli anni della maturità a scrivere versi. Perché l'hai fatto? Perché Lorenzo il Magnifico mi ha avvertito, ha detto che i fauni sono già vecchi da giovani. E i vecchi, caro Francesco, sono sdentati. E tu, lo sappiamo, fai tutto quello che comanda Sua Magnificenza. Non mi sfidare, Torreggiani. Ed è anche qui che Michelangelo comincia a rivelare quel suo carattere difficile che lo porterà ad esprimere giudizi taglienti e a volte offensivi verso gli altri. Mastro Bertoldo ha avuto ragione a consigliarci di venire a studiare questi affreschi di Masaccio. Da lui ci viene l'artificio di scorciare le figure viste dal basso. E la prospettiva in profondo. E il volume dei corpi.
Queste figure è come se le avesse scolpite. La pittura più si avvicina alla scultura e più è grande. Bene, maestro. Che ne pensi di questo? È San Pietro sul trono. Io non me la prendo con te, Pietro. Ma San Pietro, di cui porti il nome, non ci penserebbe a spiccarti un orecchio come fece a Malco. Fossi in te, gli darei fuoco. Io ti ammazzo! Ti ammazzo! Sono a casa di Dio! Fuori, fuori! Mannati, uscite fuori! Ti ammazzo! Lasciami! Di quel pugno Michelangelo portò un ricordo indimenticabile perché gli fratturò il naso, sfigurandolo in modo permanente. Michelangelo è ancora molto giovane, a quell'epoca ha 16-17 anni, ma comincia a rivelare i suoi grandi talenti rifacendo copie di sculture classiche e restaurando statue antiche. Lorenzo capisce subito di trovarsi di fronte a un talento eccezionale, lo accoglie in casa come un figlio, ma è molto malato. E quando ci si ammalava nel 400 non c'era da stare molto allegri perché i medici potevano fare ben poco, per non dire nulla. Opera di un giovane scultore, Michelangelo Buonarroti. Ti ringrazio, Agnolo, per averla fatta portare qui. Nostra Donna. È così bello e nuovo. Riesce a darmi conforto. Sono fiero di aver dato io a Michelangelo l'ispirazione per la sua battaglia dei centauri. Ecco, vostra magnificenza. Signore. Se è vero che quel che è sgradito al gusto è buono per la salute, il tuo intruglio dovrebbe rimettermi subito in piedi. Lo farà, vostra magnificenza. State sicuro, lo farà. Le perle sono luce delle stelle. Le gemme schegge della volta celeste. I banchi. I miei banchi sono in dissesto. Quando svalutai il fiorino 2 anni fa, i miei amministratori mi chiesero di ridurre l'interesse che pagavo ai depositanti, ma io rifiutai di tradire la fiducia di quella gente che mi aveva affidato i suoi risparmi. Ora mi condannano. Ma ora non ti preoccupare di questo. Riposa. Quello che li dovrebbe preoccupare è chi sarà a dover prendere le decisioni. Dopo che i miei dottori saranno riusciti a uccidere me! Abbiamo sentito i problemi di Lorenzo con i tassi di sconto. La Firenze del Rinascimento, infatti, era anche una grande capitale finanziaria. A quel tempo nacquero le prime banche e la famiglia de' Medici fu una protagonista di questa rivoluzione. Oggi le banche noi le troviamo a ogni angolo di strada, le usiamo senza problemi. Ma a quel tempo il sistema richiedeva molta fiducia nei banchieri che raccoglievano e gestivano grandi quantità di quattrini. Oggi parole come assegno, cassa, banca sono entrate nel linguaggio di tutti i giorni in Italia come in buona parte del mondo. Ma da dove derivano? Come è nato questo sistema? Giovanni Di Stefano Corsini. 25 fiorini. Guido Di Tommaso Dati, 80 fiorini. Nicolò Di Fenicio Duccio, 15 fiorini. A Roma c'è un luogo che ci permette di scoprire molti aspetti di questa antichissima storia e si trova qui, nell'archivio storico della Banca di Roma, che ha sede in questo splendido palazzo, il Palazzo del Monte di Pietà, nel centro di Roma. Stiamo entrando ora nella cosiddetta sala dei fagotti. Qui anticamente venivano accumulati i fagotti con i cenci e i vestiti che la gente comune portava in pegno qui al monte, era una delle sue attività. E su questo tavolo sono stati riuniti molti documenti dell'epoca di Michelangelo. Sono dei documenti scritti a mano, alcuni su pergamena. I documenti più importanti abbondano sigilli e bolli, altri invece sono stati raccolti in volumi particolari chiamati all'epoca tomi. E uno di questi tomi stabiliva nel dettaglio come si dovesse scrivere una lettera di cambio, in pratica quali fossero i requisiti per il trasferimento di fondi da una banca a un'altra.
Questa scatola contiene una vera curiosità. Sono quelli che potremmo definire grosso modo gli antenati dei nostri buoni del tesoro, i cosiddetti monti. Ora, la parola monti è contenuta anche all'interno del nome di alcune banche attuali. E non è un caso, perché in passato per monti si intendeva un accumulo, una raccolta di denaro per un'operazione commerciale. Allora voi eravate un risparmiatore, davate a una banca dei soldi, compravate dei titoli. 50 ducati. Nanni, scrivi 50. Quei titoli allora si chiamavano luoghi e la banca vi dava questo certificato, era una lettera patente, si chiamava così, e questa è la lettera patente di Arcangelo Corelli ed è tra l'altro scritto anche che titoli possedesse. E non è finita, su alcuni libri ancora oggi si possono leggere tutti gli interessi annotati con grande dettaglio di ogni singolo individuo, sono le cosiddette liste dei montisti. E a questo punto c'è una domanda. Quando nacquero gli assegni? Beh, nacquero soprattutto dopo l'epoca di Michelangelo, si diffusero soprattutto nel 600, nel 700 e si presentavano in questo modo. A volte venivano chiamate cedole, altre volte in altro modo e avevano questo aspetto. Ci troviamo nei depositi dell'archivio storico e qui sono conservati tutti i libri mastri, i libri contabili del Banco di Santo Spirito. Ed ecco uno di questi libri contabili, libri mastri. Ora, noi ne abbiamo preso uno della metà del 600, ma anche al tempo di Michelangelo era così. Ogni libro mastro aveva una specie di indice, la cosiddetta rubricella, e si potevano leggere tutti i nomi, in ordine alfabetico, dei depositanti. E si scoprono anche dei nomi famosi come Gian Lorenzo Bernini. C'è un riferimento, si va a vedere sul libro contabile e si scopre che dovette dare 300 scudi a un'altra persona. Altrove abbiamo scoperto che ricevette molti soldi per realizzare delle opere. E poi ci sono moltissime altre persone famose, ma insomma non vogliamo entrare troppo in merito nelle loro operazioni finanziarie, anche per una questione di privacy postuma. Ma forse l'ambiente più bello del Palazzo del Monte di Pietà è questo. È la Cappella dell'Arciconfraternita, è un vero gioiello che pochi conoscono. È tutta rivestita di marmi policromi, ci sono stucchi, stucchi dorati, sculture e la pala d'altare, tutta cesellata e scolpita, è l'opera di uno dei massimi artisti del barocco romano, Domenico Guidi. E qui ogni mattina si riunivano per assistere alla messa tutti i dipendenti del Palazzo del Monte di Pietà, compresi anche i massimi responsabili. Ascoltavano in silenzio la messa e una volta finita si riunivano in un'altra sala per prendere importanti decisioni in tema finanziario. È 1492. Lorenzo il Magnifico sta molto male, ha una gamba in pessime condizioni e si teme ormai il peggio. Il dolore va salendo su, su per il mio corpo. È come una serpe che s'attorce alla mia gamba e alla fine mi strangolerà. Dai sintomi i medici riescono oggi a intuire quale poteva essere il male di Lorenzo de' Medici. Si trattava forse di una uricemia ereditaria che era degenerata in una grave infezione provocando una cancrena. Oggi nessuno morirebbe di un male di questo tipo, ma a quel tempo non c'erano cure, non c'erano neppure gli ospedali, così come oggi noi li conosciamo, con attrezzature, con sale chirurgiche. Esistevano già degli attrezzi a quel tempo, ma erano pochi e a volte anche poco raccomandabili. Proprio per questo era inutile andare in ospedale, difatti i ricchi se ne stavano a casa, in ospedale ci andavano soltanto i poveri per avere un po' di assistenza compassionevole. Morire in casa, se non altro, aveva un vantaggio, quello di poter rimanere nel proprio ambiente familiare circondati da un po' di calore umano. Michelangelo è al capezzale di Lorenzo in quei suoi ultimi momenti. Oh.
Io voglio che tu sappia che questi tuoi lavori mi danno un senso di grande serenità. La natura ti ha fatto dono della conoscenza del bello. Non perderlo mai. No, no, prendila. Tienila, e tu ti terrà caldo d'inverno. Ti rammenterà l'amore del tuo padre adottivo. Oh. 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 Lorenzo ormai sta per morire, ma non proprio in serenità. Infatti qualcuno ha avuto la cattiva idea di chiamare il Savonarola, soprannominato il Martello di Dio, per salvare la sua anima. Lorenzo, l'uomo che voi chiamate il Magnifico, ha usato la democrazia per fare di sé un tiranno che si degna di sorridere benevolmente, per quanto gli è possibile, dalla sommità di quel vero letamaio composto dai suoi servi sciocchi. Io, Gerolamo Savonarola, ora ve lo dico, ma perché certamente vi è piaciuto rivoltarvi nel fango. Avete goduto della immonda licenza che Lorenzo, quale grande maestro di false delizie, ha provocato. Sono lieto di vederti. Si dice che l'anima ha tutto da guadagnare quando venga esaminata da un severo giudice. E io sono lieto di vedere te, che stai contemplando le due facce della medaglia fiorentina. Il sacro e il profano. E questo serva come inizio. Uscite. Per la remissione dei tuoi peccati devi rispondere alle seguenti domande. Hai una sincera fede nella pietà divina? Ne ho, sì. Farai tu restituzione del denaro di cui ti sei appropriato, o meglio che hai rubato al fondo delle orfane di Firenze? Servì allora per la biblioteca. Ho già dato disposizione a che si rimborsi. Restituirai la libertà al popolo fiorentino? Al popolo ho dato io la libertà. Tu al popolo hai dato la tirannia sotto la maschera della libertà. Devi risponderne a Dio, che vede dentro di te. A lui non riuscirai a mentire. Chi era Girolamo Savonarola?
questo frate domenicano che ha così profondamente influenzato la vita anche politica della Firenze del tempo. Girolamo Savonarola era nato a Ferrara nel 1452 da una famiglia agiata. Dopo una delusione amorosa, abbandona gli studi di medicina ed entra nel convento domenicano di Bologna. Sulla sua vocazione influisce anche un'esasperata percezione della decadenza dei costumi. Studia teologia, scrive e predica. Dal 1491 i suoi sermoni, caratterizzati da forti accenti profetici e moralistici, incontrano un crescente favore del popolo, coinvolgendo anche illustri personaggi. Dico queste cose non in veste di profeta, ma come un umile monaco. Un monaco chiamato a essere il martello di Dio. Con la morte di Lorenzo il Magnifico finisce un'epoca, ma ne comincia un'altra, perché è il 1492 e proprio in quello stesso anno Cristoforo Colombo scopre l'America. È un avvenimento destinato ad avere grandi conseguenze, ma non subito, perché il mondo è grande, tutto è ancora molto lontano, ognuno vive un po' nella propria nicchia, nella propria cultura. Ma la cultura che in quel momento produce Firenze è qualcosa di unico. Ecco un piccolo flash, un piccolo fermo fotogramma di quella società alla fine del 400. Il 400 è per Firenze un secolo di straordinario sviluppo economico e culturale. La città cresce in modo tumultuoso. Il mecenatismo e il piacere del bello favoriscono ovunque il diffondersi dell'arte. Fioriscono le botteghe artigiane, pittori, scultori e architetti riempiono chiese, palazzi e strade con le più grandi opere del Rinascimento. Si diffonde anche il piacere della conoscenza. Letteratura, filosofia, scienza, architettura trovano in questo clima nuovo il terreno fertile per crescere ed esprimere uomini poliedrici come Leonardo da Vinci. La famiglia dei Medici mette a disposizione della comunità intellettuale la sua straordinaria raccolta di libri e manoscritti salvati e collezionati nel tempo. Sarà proprio Michelangelo a dover realizzare la biblioteca che raccoglierà questi tesori, la Biblioteca Laurenziana. Un vero gioiello, in particolare per quello che riguarda la scalinata che porta alla sala di lettura. Questo ingresso fu concepito da Michelangelo come una struttura verticale che, attraverso una scala, permetteva di passare dal buio alla luce della conoscenza. Ed ecco la sala di lettura, un grandissimo ambiente con 88 banchi allineati. Era la concezione medievale della biblioteca, cioè le pareti non c'erano scaffali, i libri venivano custoditi direttamente dentro i banchi. Fu Michelangelo stesso a disegnare i banchi, scolpiti nel legno di noce. Sulla fiancata di ogni banco c'era una tabella con l'elenco delle opere custodite. I volumi erano tutti rilegati con una solida copertina in pelle rossa fissata a una catenella per evitare furti o perdite. Il lettore sceglieva il banco in base all'elenco esposto, prendeva posto, estraeva il volume dal ripiano, lo collocava sul leggio. La posizione era comoda, la luce arrivava dalle finestre. Ma cosa si leggeva? Di tutto. C'erano opere di teologia, di astronomia, filosofia, poesia, storia. Questa biblioteca aveva soprattutto pezzi rarissimi, salvati dalle guerre e dai saccheggi, a volte in modo rocambolesco. E fu proprio a partire da queste opere che i Medici fecero replicare dei testi introvabili di Platone, Plinio, Eschilo, Virgilio. Lo stesso Michelangelo può aver avuto l'occasione di avere tra le mani alcuni di questi volumi e forse persino Leonardo da Vinci può aver consultato un libro come questo, che è un manoscritto sull'opera di Vitruvio, da lui tanto ammirato. Molti uomini di cultura si sono seduti su questi banchi nel Rinascimento e anche nei secoli successivi. Tutti questi manoscritti ora sono custoditi in un locale protetto ed eccezionalmente sono stati riportati qui in occasione di queste riprese.
In fondo è grazie a scialuppe di salvataggio come questa che è stato possibile salvare dal naufragio tante opere che diversamente sarebbero forse scomparse per sempre. È proprio nei suoi anni giovanili che Michelangelo fa una scoperta eccitante, quella di un enorme blocco di marmo che giaceva abbandonato in un deposito da 30 anni. Lo scultore Agostino di Duccio doveva trarne una statua di un gigante e aveva persino cominciato a scavare un buco nella divisione delle gambe. Guarda lo scempio che ne ha fatto. Nel farlo però aveva rovinato il marmo e il blocco era parso ormai inservibile. Ma non agli occhi di Michelangelo, che lo vedeva invece come una sfida appassionante. Non fa meraviglia che sia stato qui a raccattare polvere per 25 anni. Chi potrebbe cavarne una figura completa da questo? Basterebbe una scalpellata sola data fuori posto e se ne andrebbe in pezzi. Chissà quanto è andato a fondo con questo buco qui. Te lo dico io, con questo gigante non c'è da spuntarla. Eppure troppi ce ne sono che accetterebbero la sfida. È vero, sognatori come te. Faresti una cosa per me? Se posso. Qualunque cosa accada, dovunque sia, se senti che si vuole dar commissione per scolpire questo masso, avvertimi. Prometti? Io prometto, ma non credo... C'è una figura dentro quel masso. È viva, imprigionata nel marmo. Non so ancora chi sia, io so solo che c'è. Solo un vero scultore sarà capace di trovarla. Di liberarla. Un giorno. Se toccherà a me, potrà essere l'orgoglio di Firenze. E mio padre vedrà che... Chi c'è? Che satanaccio sta succedendo qui? Sei pronto? Sì. Aspettate! Aspettate, figli di cani, aspettate! Dovrà passare però ancora qualche anno prima che Michelangelo riesca veramente a entrare in possesso di questo blocco di marmo. C'è comunque una materia prima molto economica che la natura ogni tanto offre gratuitamente a chi ha la fantasia di saperla utilizzare: la neve. Un'eccezionale nevicata a Firenze fornisce l'opportunità a Michelangelo di divertirsi a creare una scultura di ghiaccio. Voi non conoscete Michelangelo? Quanto scommetti? Tutto quello che vuoi. Così bella da rimanere nelle cronache del tempo, ma così effimera da sciogliersi rapidamente senza lasciare traccia. Intanto il clima a Firenze sta cambiando rapidamente dopo la morte di Lorenzo de' Medici. Girolamo Savonarola diventa sempre più aggressivo nelle sue prediche e non risparmia attacchi a nessuno. Se la prende con i politici, con i peccatori, con gli artisti e persino con il Papa. Pittori, scultori, hanno riempito tutte le chiese delle loro vanità. Siete tutti così ossessionati dall'umana bellezza fino a dimenticarne l'aspetto divino. L'arte sacra è oggi volta a stimolare i sensi, non a elevare lo spirito. La stessa dannazione che attende l'uomo che sta dissacrando il trono di San Pietro in Roma. Papa Innocenzo VIII, nella cui esistenza la sola cosa innocente è il suo nome. Oh,
sono le prime avvisaglie di un crescente fanatismo che Savonarola alimenterà non soltanto con le sue prediche, ma anche attraverso le azioni dei suoi seguaci, come vedremo tra poco, con l'obiettivo di abbattere quello che considera un potere corrotto e stabilire un nuovo ordine a Firenze. Ma torniamo a Michelangelo. Scolpire una statua vera per uno scultore come Michelangelo, voleva dire lasciare intuire come per trasparenza quello che pulsava dentro, cioè muscoli, vene, articolazione. E nasce così in Michelangelo il desiderio di esplorare direttamente all'interno le strutture del corpo, grazie alla dissezione di cadaveri. A quel tempo non esistevano libri illustrati di anatomia. Se si voleva capire come erano gli attacchi dei muscoli e le loro connessioni, bisognava sezionare un corpo e guardarci dentro. Non era una cosa semplice. Occorrevano permessi speciali e molta discrezione. Anche Leonardo da Vinci aveva seguito la stessa strada. Leonardo aveva un obiettivo un po' diverso. Non era soltanto interessato al corpo umano come pittore o scultore. Voleva soprattutto capire com'era costruita all'interno questa macchina meravigliosa. Quello di Leonardo era soprattutto un interesse scientifico. Io ho disfatto più di 10 corpi umani, sminuzzando tutta la carne che si trovava intorno alle vene per metterle a nudo e poterle disegnare. I disegni che ci ha lasciato, come queste immagini esplose, costituiscono il primo grande atlante di anatomia della storia, con rappresentazioni bellissime. E per ottenere questi disegni non basta l'amore della ricerca, perché tu potresti essere impedito dallo stomaco, dalla ripugnanza, o potresti essere impedito dalla paura, con l'abitare di notte in compagnia di morti squartati e scorticati, spaventosi a vedersi. E se questo non ti impedisce, forse ti mancherà la sapienza del disegno. Tutte queste cose, se io le ho possedute o no, 120 libri che io ho in animo di compiere lo dimostreranno. Michelangelo, grazie al priore di Santo Spirito, ottiene di potersi recare all'obitorio dell'ospedale e utilizzare per i suoi studi dei cadaveri. Si trattava solitamente di persone anziane di cui nessuno reclamava il corpo, ma c'erano a volte dei cadaveri eccellenti, come quello del nobile fiorentino Corsini. Senza rendersene conto, Michelangelo una sera cominciò a sezionare proprio il corpo di questo nobiluomo, sollevando un vespaio di proteste e di polemiche. Col passare del tempo, la sua conoscenza dell'anatomia umana diventerà sempre più ricca, grazie anche all'amicizia con un medico, Realdo Colombo. La ricerca anatomica la si ritrova lungo tutta l'opera di Michelangelo e qui a casa Buonarroti a Firenze ce ne sono esempi significativi. Questa casa fu comperata da Michelangelo, che l'abitò anche per alcuni anni. Poi fu ereditata da un pronipote che nel 600 la trasformò in una specie di tempio alla memoria di Michelangelo e raccolse qui vari documenti e pezzi sparsi e tra l'altro fece realizzare da artisti del tempo una specie di storia pubblica e privata della vita di Michelangelo. Oggi la collezione si è arricchita notevolmente e qui gli storici di Michelangelo possono oggi consultare le sue carte. Carte che comprendono degli scritti, dei versi, dei sonetti che sono raccolti addirittura in 14 volumi. E poi ci sono i disegni originali. Guardate cosa c'è dietro questo cancello. In questa stanza blindata è custodita la più grande collezione al mondo di disegni originali di Michelangelo, oltre 200, di un valore inestimabile. È la collezione raccolta dalla famiglia Buonarroti ed ecco alcuni dei disegni più famosi. Questo
Questo è il famoso nudo di schiena, uno studio per la battaglia di Cascina, un disegno anatomico per eccellenza. Allora si risparmiava sulla carta e nel retro ci sono degli appunti per le spese domestiche fatte molti anni più tardi dopo aver ripiegato in quattro il foglio. E questo invece è un ritratto di Cleopatra. Quando nel 1988 si fecero dei restauri, venne scoperto nel retro un'altra versione con un'espressione più tragica. Questo invece è uno studio per un dipinto, Leda, il cigno andato perduto. La cosa curiosa è che il modello qui è un giovane uomo, suo allievo. Era infatti una cosa frequente all'epoca, vista la scarsa disponibilità di modelle femmine. Nel dettaglio, l'occhio ha già un ciglio più lungo, più femminile. Questa invece è una Madonna con bambino, un altro capolavoro. La Madonna, come spesso accade in Michelangelo, guarda lontano con aria pensierosa. Il disegno è composto da due fogli incollati a metà. In quel momento, evidentemente, Michelangelo non aveva a disposizione un foglio più grande. La collezione di Casa Buonarroti accoglie anche delle sculture molto interessanti. Ecco, per esempio, qui dei bozzetti di opere che poi non sono mai state realizzate. L'impressione di forza che danno è dovuta al fatto che, essendo di creta o di cera, sono state plasmate direttamente da Michelangelo con le sue mani. Michelangelo rappresenta spesso i suoi personaggi interamente nudi. Il corpo per lui infatti è una cosa viva che parla, così come fa un volto che esprime degli stati d'animo. Se lo si copre con dei panni si perde il racconto che c'è sotto. Le ricerche di Michelangelo all'obitorio di Santo Spirito lo hanno portato anche a una scultura, lo vedrete, molto particolare, che è rimasta esposta qui per oltre 30 anni a Casa Buonarroti e che è stata recentemente analizzata dai tecnici e dagli esperti del CNR. È un Cristo che ritrae un volto molto giovanile. Gli esami di laboratorio hanno mostrato cose molto interessanti. Vediamo. Il crocifisso è tornato da pochi mesi nella sagrestia della chiesa di Santo Spirito ed è opera di Michelangelo. Umberto Baldini, direttore del progetto Beni Culturali del CNR, ha incaricato il medico anatomista Massimo Gulisano con Pietro Antonio Bernabei di esaminare il Cristo dal punto di vista medico-anatomico. I dettagli sono così impressionanti da togliere ogni dubbio. Ci troviamo di fronte alla rappresentazione del corpo di un 14enne, alto 1,45 m, morto da poche ore, in buono stato di salute fino a quel momento. Il corpo è perfettamente conformato per l'età, ossa e muscoli perfettamente sviluppati, sia pure immaturi. Questa precisione anatomica, che è evidente alla vista, diviene ancora più inquietante al tatto. Per quanto riguarda l'arto superiore, si vede bene il deltoide, il bicipite con il suo tendine di inserzione e le masse dei muscoli dell'avambraccio. Nell'arto inferiore il ginocchio è perfetto, si vede bene il tendine di inserzione del bicipite del femore con il tricipite del polpaccio e i muscoli peronieri. Questa precisione anatomica quasi maniacale fa supporre che Michelangelo, che all'epoca non aveva più di 17 anni, abbia eseguito un modello ricavato a calco sul corpo del giovane defunto. Ma la rigidità e il freddo della morte vengono trasfigurati dalla luminosissima pittura di Michelangelo che dà vita alla bellezza del crocifisso. A
A Firenze Girolamo Savonarola, il martello di Dio, continua a portare avanti la sua crociata personale e con l'aiuto di giovani seguaci ha cominciato a martellare anche fisicamente la città. Donne di Firenze, destatevi! Uomini e donne sono uguali agli occhi di Dio, dotati dello stesso diritto alla dignità e dello stesso dovere di salvaguardarla. Prendete il vostro destino immortale nelle vostre mani! Forza alle vanità! Forza al peccato! Cacciate Satana! Cacciate le lacrime di Cristo! Vi vogliamo dare il Firenze! Viva il Firenze! Rivogliamo i medici! Viva Cristo Re! Rivogliamo i medici! Viva i medici! Scacciatelo! Michelangelo, pur avendo saldi principi e sentimenti religiosi, è sconcertato di fronte a questa violenza, a questa intolleranza. Persino nel suo atelier questi fanatici entrano alla ricerca di opere profane. È un momento molto difficile per Firenze. Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, sono sorte in città dure lotte per il possesso del potere. Non solo, ma le truppe francesi sono alle porte e cercano di approfittare di questo momento di sbandamento per entrare in città. A questo punto Michelangelo decide di andarsene via da Firenze. Nel 1494 Carlo VIII, re di Francia, scende in Italia alla conquista del Regno di Napoli a capo di un esercito di 40.000 uomini, dotato anche di artiglieria, la nuova potente arma che si stava diffondendo a quel tempo. Sul suo cammino non trova ostacoli. Nessuno ha intenzione di mettersi contro un tale esercito. In Lombardia viene accolto con grandi onori da Ludovico il Moro. In Toscana gli va incontro Piero dei Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, che addirittura gli offre in segno di devozione tre città, Sarzana, Pisa e Livorno, oltre a 200.000 fiorini. Ma il popolo fiorentino, indignato per questo gesto di sottomissione, caccia subito i Medici dalla città, restaurando la Repubblica. Piero de' Medici, hai voluto l'inutile resa dei più preziosi capisaldi della Repubblica agli eserciti di Carlo VIII. Hai mandato in rovina lo Stato al solo scopo di rabbonire l'invasore francese. Pertanto, per unanime voto di entrambi i consigli, tu e i tuoi fratelli siete banditi da Firenze per sempre. Bravo! Ai Medici! Carlo VIII entra ugualmente a Firenze occupando Palazzo Vecchio ed esigendo la somma pattuita, e solo dopo abbandona la città. Dopo un anno di soggiorno a Bologna, Michelangelo fa nuovamente ritorno a Firenze, dove ormai il Savonarola fa il bello e il cattivo tempo. Ancora una volta lo invita a unirsi a lui, ma Michelangelo gli grida in faccia quello che pensa. Ah, Michelangelo! Così ti sei deciso a unirti a noi? In vista di una commissione, naturalmente. Terrei a una commissione, ma sono ancora meno pronto a unirmi a voi ora che ho veduto cosa sono capaci di fare i tuoi seguaci. Che cosa ti aspettavi? Noi abbiamo l'eredità di secoli di ignominiosa decadenza da sradicare. Ma forse, data la tua inclinazione alla cultura pagana, tu preferisci questa alla disciplina. La trovi molto più umana. I tuoi proseliti si comportano come selvaggi. Stanno facendo il lavoro di Dio. Ma non per la strada del Cristo. Fratello! Fratello! Dobbiamo fare un divino falò delle vanità. Commissionagli qualcosa, senza porre condizioni, se lo puoi. Ma niente di tanto grandioso da indurlo in peccato di orgoglio. Un divino falò delle vanità. Un grande fuoco arderà nella piazza e il fumo salirà al cielo e nostro Signore gioirà vedendo disperdersi le nubi del peccato. E questa follia viene messa veramente in pratica. I domenicani preparano un rogo per le opere d'arte profane. Michelangelo tenta inutilmente di opporsi. Che state facendo? Prepariamo un divino falò delle vanità. Io offro 2.000 fiorini d'oro per... Bada, sai, o troviamo un posto anche per te nel fuoco.
Fermo, non bruciarlo, per amor di Dio. Ma è per l'amore di Dio che dobbiamo farlo. Basta con le penitenze! Rivogliamo i medici! Medici a Firenze! Sì! Madonato! Lasciatelo! Sono immagini terribili. Sono immagini terribili. Buonasera, professor Paolucci. Buonasera. Voi fate tanto per conservare, restaurare le opere e poi invece vediamo che nel corso della storia tanti le hanno distrutte. Certo, c'è da dire però che Girolamo Savonarola, con i suoi bruciamenti del Carnevale 1497 e poi 1498, altro non è stato se non l'antesignano delle tante altre devastazioni, distruzioni che per ragioni ideologiche, politiche, religiose hanno attraversato l'Europa praticamente fino all'altro ieri. Basti dire che 20-30 anni dopo quello che noi qui abbiamo visto, le città dell'Europa diventata luterana, anabattista, calvinista, ugonotta, anglicana, era percorsa da roghi come quello, perché quindi i protestanti bruciavano le immagini sacre dei papisti, dei cattolici considerati idolatri, e questo è successo, così quindi, come sono successe in seguito guerre di religione, ma anche poi rivoluzioni. Allora la rivoluzione francese, per esempio, l'odio per la chiesa secolare, le opere distrutte, poi fino all'altro ieri la rivoluzione cinese con le guardie rosse, il libretto rosso, quanti templi confuciani o taoisti sono poi stati fiammati. Poi i buffi dell'Afghanistan. E infine continua. Arriviamo. Cioè Savonarola è sempre tra noi. Sì, sì. Ma si può fare una stima di quanto è andato perso in tutti questi secoli? Possiamo fare una stima economica, perché qualcuno l'ha fatta. Nei bruciamenti che abbiamo visto poc'anzi, sappiamo che tutto quello aveva un valore, ma un valore stracciato di acquisto in blocco proprio, di 20.000 ducati, perché c'era un mercante veneziano che si trovava in quel momento sulla piazza di Firenze che avrebbe staccato un assegno, diciamo così, ancora non c'erano gli assegni come intendiamo noi, per comprare tutto. In blocco. 20.000 ducati, basti dire che il Davide di Michelangelo pochi anni dopo venne pagato 400 ducati e Michelangelo era già un uomo famoso. Quindi più di 40 volte tanto è andato perso in quel rogo. C'era roba di grandissimo pregio, non solo le opere d'arte, ma per esempio i vestiti, abiti broccati d'oro, vasellame prezioso, arredi per la cosmesi femminile. Per tutto libri, quello che in qualche modo era troppo tutto quello profano. Che era considerato vanità, quello era il rogo delle vanità. E infatti Girolamo Savonarola non è che odiasse l'arte, perché per esempio il suo convento a San Marco c'era il Beato Angelico, c'era stato, era un centro, un laboratorio di arte sacra. Odiava, come faranno presto i luterani protestanti, odiava il lusso, odiava, era una forma di pauperismo religioso, insomma. Quindi in sostanza dobbiamo tutto sommato essere abbastanza fortunati a pensare che non tutto è andato perso, abbiamo ancora dei musei che traboccano di opere d'arte che voi cercate comunque anche contro i vandali attuali di proteggere. Anche se appunto l'estremismo ideologico non finisce mai. È sempre in agguato. Grazie professore. E in questo periodo, siamo nel 1495, che si verifica un episodio veramente curioso.
Michelangelo aveva scolpito un putto in marmo e, per salvarlo dalla distruzione dei fanatici, lo aveva sepolto sottoterra. Un antiquario, vedendolo ancora sporco di terra, ebbe un'idea. Dove l'hai trovato? L'ho scolpito io. E come gli hai dato la patina del tempo? L'ho sotterrato per nasconderlo a quei barbari innocenti. E l'ho disepolto quando Messer Lorenzo mi ha avvertito che veniva con te. È qualcosa che potrebbe interessare Baldassarre qui. Non mi dicevi che le anticaglie sono apprezzatissime in Roma? E come? Tutti quei ricchi sprovveduti collezionisti, e non soltanto a Roma. Se solo tu l'invecchiassi ancora un po', lo potresti facilmente gabellare a qualcuno là per un pezzo genuino, scoperto negli scavi di qualche villa, intorno a Fiesole, diciamo. Sarebbe una frode. Questa vicenda non è ben chiara. Fatto sta però che questo putto prende la via di Roma e viene venduto come antichità romana a un cardinale, il cardinale di San Giorgio. Te ne farò avere un buon prezzo. Questa piccola statua fece parte poi della collezione di Isabella d'Este a Mantova per essere infine rivenduta alla Corona d'Inghilterra, dove poi andò distrutta in un incendio. La cosa paradossale è che una scultura di Michelangelo originale era stata falsificata al fine di venderla a un prezzo maggiore. Anche all'epoca esisteva quindi un mercato di falsi, l'arte romana in particolare era molto ricercata e c'era sempre qualcuno pronto a rifilare a qualche ingenuo collezionista una patacca, anche se in questo caso era una patacca di Michelangelo. La storia del putto falsificato venne però scoperta dal cardinale, che comunque, ammirato per il lavoro di Michelangelo, lo chiamò a Roma. Lo scultore che Vostra Eminenza ha ordinato che fosse condotto qui da Firenze. Bene, lasciateci. Allora, Mastro Michelangelo, mi si dice che ti proclami l'orgoglioso autore di quest'opera. Orgoglioso non sono, ma sì, l'ho scolpito io. Quando? 5 o 6 mesi fa. E quante copie ne hai scolpite? Non ripeto mai le mie opere. Non ci si bagna 2 volte nella stessa acqua di un fiume. Eraclito, abilmente citato. Ma questo non giustifica l'aver perpetrato una frode. Non ho mai detto che fosse antico. Ma il mercante Baldassarre sì. Chi accetta di essere beffato da un poco di terriccio ha quello che si merita. Per questo Cupido dato per antico, che mi si è giurato risalisse ad almeno 1200 anni fa, ho pagato 200 ducati. È vergognoso! Baldassarre a me ne ha dati solo 30. È chiaro che noi due siamo compagni di questa sventura. Ora che tu sei qui a Roma, io mi vedrò costretto a trovarti un lavoro sotto il mio tetto. Trova a questo giovane un posto dove possa riposare e pagagli un compenso adeguato al suo giovane ingegno. E per quanto riguarda Baldassarre? Puoi tranquillamente lasciarlo alle mie cure. E quale sarà la mia prima commissione? Ah, ogni cosa ha suo tempo. Potrai cominciare familiarizzando con le vere glorie dell'antichità classica che troverai sparse in ogni angolo di Roma. Michelangelo trova quindi una sistemazione in casa del cardinale Di Giorgio e comincia così il suo primo soggiorno romano. Roma è una città tutta da scoprire per Michelangelo, è una città che è ormai risorta dalla sua lunga decadenza medievale. Quella che era stata la più grande città dell'antichità con quasi 1,5 milioni di abitanti si era ridotta durante il Medioevo a un borgo con poco più di 40.000 abitanti. Ovunque però c'erano ancora le tracce di quell'antico splendore che Michelangelo comincia a scoprire.
Roma sta cambiando ora rapidamente grazie a un papato che ha ripreso vigore e grazie anche a quel fervore artistico, a quella ricerca del bello che si sta diffondendo non solo a Firenze ma un po' ovunque. Dalle grandi famiglie di antica nobiltà provengono tra l'altro molti papi e cardinali che trasferiscono anche all'interno della Chiesa questo piacere dell'arte. I pontefici del Rinascimento praticavano largamente il nepotismo, si circondavano cioè di parenti e congiunti che venivano elevati alla porpora cardinalizia e colmati di rendite. Chi è qui? Il capocaccia? È il Santo Padre. Il papato conduceva insomma una politica dinastica, esattamente come tutti gli altri principi italiani. Sua Santità Papa Alessandro VI. Per molti cardinali la vocazione al sacerdozio era un optional assolutamente secondario. Più che uomini di chiesa, essi erano spesso dei veri e propri principi, talvolta con mogli e figli, nominati per garantire al Papa il mantenimento del potere temporale. Qui lei è sua figlia, vedi? E i due giovani al suo fianco sono suoi figli. Essere principe della Chiesa significava disporre di un notevole potere e di importanti rendite economiche. Sua Santità il Papa Giulio II. La porpora cardinalizia era perciò un privilegio che veniva concesso col bilancino tra le diverse famiglie aristocratiche o tra le varie potenze con cui doveva fare i conti lo Stato della Chiesa. Sei il detto. Chi entra in conclave sicuro del papato ne esce cardinal come ne è entrato. Vi ringrazio per aver smentito tale detto. Nei palazzi di questi cardinali nobili trovavano posto arredi lussuosi e importanti opere d'arte che loro stessi commissionavano ai più grandi artisti dell'epoca. Questo spiega perché le residenze di certi cardinali diventano veramente principesche, arredate con grande gusto e ricchezza, come è appunto il palazzo del cardinale di San Giorgio, dove avvengono anche grandi feste e ricevimenti. Ma dove eri? Ti ho fatto cercare per mare e per terra. Oh, non importa. Mi si è ordinato di dare un banchetto in onore dell'ambasciatore spagnolo che è molto vicino al Santo Padre. Dovrai concepire e disegnare qualcosa per tale occasione. Ancora qui, andate! Non sono nella tua casa per decorare banchetti. Chiaramente ti ho consentito di coltivare sogni al di sopra della tua condizione. Sì, considerandomi alla stregua dei tuoi servi di stalla, è molto meno del tuo cuoco. Sollecitandomi a comprare marmo a mie spese, ma ignorandomi quando imploravo da te una commissione. Io te ne sto dando una ora! Eseguila e taci! Ma io sono uno scultore per tutti i santi! Io non considero indegno di te che tu faccia per me quel che ben più famosi scultori, pittori e architetti fanno mentre lavorano nelle corti d'Europa, il grande Leonardo compreso! Tu sei poeta come sei scultore. Usa il tuo ingegno per creare qualcosa di speciale, degno dei miei ospiti. Va detto che a quel tempo gli artisti che lavoravano per un mecenate, scultori, pittori o anche musicisti, erano considerati un po' dei dipendenti. Godevano certo dei vantaggi della loro condizione, ma dovevano esaudire i desideri dei loro principi. Anche Leonardo, che proprio in quello stesso periodo lavora alla corte di Lodovico il Moro a Milano, deve inventare degli spettacoli per i festeggiamenti di palazzo. La differenza è forse che a Leonardo piace trasformarsi in regista, sceneggiatore, inventore di macchine teatrali, persino costumista con abiti e cappelli di sua creazione. Alcune delle feste organizzate da Leonardo a Milano passano addirittura alla storia, come quella organizzata per il matrimonio di Ludovico il Moro. L'abilità di Leonardo di ideare macchine e meccanismi, unita a una sua grande fantasia, si traduce in uno dei più memorabili spettacoli che il Ducato ricordi, la cosiddetta Festa del Paradiso, una grande rappresentazione teatrale in cui il sole, la luna e i pianeti si muovevano ruotando sul palcoscenico. Ma
E vapore, tanto vapore! Beh, straordinario. Michelangelo non arriva a tanto, ma la festa che prepara per il cardinale Di Giorgio è comunque un gran successo. È pronta la rappresentazione? A desiderio di Sua Eminenza. Ora, immediatamente. Hai preparato qualcosa di adeguato a Sua Eccellenza? Non si annoierà, me ne faccio garante, Eminenza. Bene. Bene. Le feste alle corti rinascimentali, organizzate in onore di matrimoni eccellenti e visite diplomatiche, erano un'occasione per esibire in modo spettacolare il potere e la ricchezza dei signori. Protagonisti erano i cortigiani, utilizzati sia come attori che come spettatori. Temi d'obbligo, l'amore, la mitologia classica, i fatti storici. Da Firenze, Girolamo Savonarola accusa. O Roma, labirinto di peccati, di colpevoli delizie e deliziose colpe. Il tutto condito da adulazione nei confronti del principe e satira dei costumi corrotti con vaghe allusioni ai presenti. Io m'accorgo che la gloria taurina puzza di stallatico, come le tue peccaminose delizie, o Roma. Poiché lo scopo era stupire e sorprendere, venivano commissionate scene e costumi a grandi artisti quali Michelangelo, Leonardo e Bramante. Durante la scena dei festeggiamenti si è intravisto un personaggio molto curioso, un efebo, cioè un personaggio dal sesso ambiguo, di base maschile ma molto femminilizzato. Non era raro trovare questi personaggi durante delle feste, davano un pizzico di fantasia alla serata. Erano l'equivalente, più raffinato, delle femminielle. Va detto che anche la sessualità di Michelangelo era particolare, orientata verso gli uomini. A Bologna si era innamorato di una donna, ma solo intellettualmente. Un suo vero grande amore sarà un giovane bellissimo, Tommaso Cavalieri, al quale dedicherà versi appassionati. Possiamo avere un'idea del viso di questo giovane in quanto servì da modello per l'immagine del Cristo giudice. Abbiamo visto lo sfarzo con cui era stata allestita questa festa, musiche, danze, scenografie e naturalmente cibi prelibati. Se avessimo partecipato a quella festa, cosa avremmo mangiato? C'è un fatto curioso, cioè che l'America era appena stata scoperta e ancora non erano arrivati sulla tavola tutti quei prodotti che provenivano dal Nuovo Mondo. Non solo, ma alla cucina dell'epoca mancavano tante cose essenziali. Buonasera, professor Cannella. Tra poco parleremo dei banchetti, abbiamo visto il filmato. Parliamo però della cucina quotidiana. Domestica, quella di tutti i giorni, mancava fondamentalmente l'uso della pasta. A quel tempo si mandava in eredità la pasta perché era una cosa preziosa, e poi mancava pomodoro e patata, e allora era difficile combinare un pasto. Si usava pane integrale, che era più completo, più ricco di nutrienti, formaggio facilmente da conservare perché l'animale non si ammazzava, si utilizzava il latte, si faceva il vino, c'era il vino, c'era, e poi in qualsiasi focolare c'era questo paiolo che bolliva, delle erbe, dei legumi e brodazze. La cosa curiosa è che Michelangelo, pur avendo parecchi quattrini perché aveva guadagnato tanto, mangiava molto poco. Era molto rigoroso anche nel mangiare, mangiava poco.
pane e vino e qualche brodaglia. Ma forse perché era un po' disordinato. Non solo disordinato, ma a casa certamente lui non c'aveva gente che preparava il pranzo come avevano i nobili. Perché bisognava avere molte persone per fare questi banchetti. Guardate che cosa straordinaria c'è qui su questo tavolo. Allora, qui cosa mancava però in questi grandi banchetti? Nei grandi banchetti, nelle grandi cucine, mancava fondamentalmente il frigorifero. Quindi qui avremmo avuto mosche. Tantissime mosche, perché? Perché queste derrate alimentari nobili, le carni, attiravano miliardi di mosche che poi entravano dappertutto. Per evitare che queste mosche si deponessero sopra gli alimenti con le uova, si utilizzavano le spezie. Ma mancavano anche le posate a quel tempo, sostanzialmente. Non si usavano. La posata c'era quella di portata. E poi c'erano questi addetti ai servizi di mensa, i scalchi, i trincianti, che porzionavano queste grosse cioè tagliavano portate. Le carni e il pesce, quello che c'era sulla tavola, perché si mangiava con le mani. Esatto, e c'era anche l'uso di queste grosse pietanze preparate in crosta, perché così erano già pronte o disossate o spinate, di modo tale che ci si poteva servire direttamente. Ma c'è una cosa che riportano i cronisti dell'epoca, che si, non solo si mangiava con le mani, ma quello che avanzava lo si buttava sotto il tavolo. E lì c'era sempre qualcuno, qualche animale pronto a arrivare. Allora, mangiare tutte queste carni comportava poi dei problemi anche di salute. Dei problemi di salute perché innanzitutto eccesso proteico, ma la cosa più importante, troppe basi puriniche, quindi la gotta. Quasi tutti i personaggi importanti, nobili, regnanti dell'epoca erano tutti gottosi. E lei mi diceva che anche quei pizzi che si vedono spesso nei quadri... È per camuffare le deformazioni alle articolazioni, proprio caratteristiche della gotta. Oggi sappiamo che una buona cucina è fatta in modo diverso, si bada più alla qualità. Mangiamo che alla quantità, molte meno carni. Però è rimasto un po' anche nella nostra tradizione l'abbuffarsi nelle grandi occasioni. Per e fare... soprattutto nelle cerimonie, i pasti che durano 3-4 ore richiamano queste tradizioni. Grazie, professor Canelli. Ma un'alimentazione sregolata poteva causare anche altri disturbi, come coliche renali. Era una malattia chiamata al tempo di Michelangelo il mal della pietra. E tu che dici? Io dico che mio figlio è lerce, indecente, sfinito. Le mani ferite, gli occhi rossi per la polvere. E patisce per un dolore al fianco. In una lettera del 1549 indirizzata al nipote Leonardo, si lamenta delle coliche dovute a una pietra che, dicevano i medici, era ancora sul principio e piccola. Probabilmente aveva contribuito al formarsi del calcolo il fatto che Michelangelo, visto il suo mestiere di scultore, sudava molto e beveva pochissimo. Mangiava troppa carne ma poca frutta e verdura. Lui stesso nelle sue lettere scriveva di notti passate in bianco nel tentativo disperato di cercare di urinare. Aveva violenti dolori. Per tale motivo si recava presso le fonti di San Bernardo in provincia di Viterbo, dove bevendo in abbondanza acqua riusciva, come lui stesso dice, a gittar tanta materia grossa e bianca per urina con qualche pezzo della scorza della pietra. Da allora la calcolosi è aumentata. La percentuale attuale degli affetti da calcolosi urinaria è intorno al 10%, è una malattia del benessere. Per fortuna anche la scienza è migliorata. Siamo riusciti attualmente a costruire dei litotritori, cioè delle macchine che possono bombardare i calcoli senza entrare nell'organismo e frantumare i calcoli in modo tale che questi possano poi essere eliminati naturalmente dal paziente. In questo filmato vediamo un modellino sperimentale di un calcolo sottoposto all'azione degli ultrasuoni. In questo momento il calcolo viene bombardato e a un certo punto esplode. Durante il suo soggiorno presso il cardinale di San Giorgio, Michelangelo conosce il barbiere che si diletta di pittura ma non sa disegnare bene. Michelangelo allora lo aiuta, gli disegna su un cartone un San Francesco che riceve le stimmate e il barbiere lo utilizza come base per dipingere una tavoletta. Questa tavoletta purtroppo è andata persa nel 600 ed è un peccato perché avremmo oggi un'opera molto originale frutto della collaborazione tra Michelangelo e il barbiere del cardinale.
ma per un'opera persa, un'altra ritrovata. A New York, qualche anno fa, è stata scoperta una statua di Michelangelo che da oltre un secolo era stata trasformata in fontana per decorare la casa di un ricco signore. È una storia molto curiosa che abbiamo ricostruito andando a filmare questa scultura. Nessuno si sarebbe mai aspettato che un Michelangelo potesse finire a New York. Eppure il fanciullo arciere, da molti ormai attribuito a Michelangelo, è riapparso proprio sulla Quinta Avenue. La statua, venduta dalla casa d'aste Christie's nel 1902, era già stata collegata alla scuola di Michelangelo dall'antiquario Stefano Bardini, ma era poi scomparsa. Arrivò a Manhattan attraverso l'architetto Stanford White per decorare la casa di una ricca famiglia americana, casa che divenne poi la sede dell'Istituto Culturale Francese. Nel corso di un ricevimento, un'esperta d'arte rinascimentale, Catherine Brandt, vide la statua quella sera particolarmente ben illuminata e decise di studiarla meglio. Mi resi conto che era la statua che era stata pubblicata in passato come un lavoro perso di Michelangelo. Tornai con le mie luci e cominciai a studiarla, a fotografarla. Più l'osservavo, più mi sentivo male qui nello stomaco. Era incredibilmente bella ed era diventato impossibile per me non catalogarla come un lavoro del 400, della fine del 1400. E poi quindi come un'opera di Michelangelo. Una caratteristica evidente sono la testa e i capelli, soprattutto sul dietro e sulla schiena. Sono capelli tipici dei lavori di Michelangelo, dei suoi primi dipinti. La scultura non è finita, inoltre è rotta e rovinata dall'acqua e dal tempo, e noi dobbiamo riuscire a vedere attraverso tutto questo. Dopo essere stato conteso tra francesi e americani ed essere rientrato brevemente in Italia per una mostra sulla giovinezza di Michelangelo a Firenze, oggi il fanciullo arciere è ritornato a New York, al posto dove era e dove ora molti lo possono ammirare. Intanto, dopo la morte di Innocenzo VIII, nel 1492 diventa papa col nome di Alessandro VI il principe Rodrigo Borgia. Cardinale a soli 25 anni, padre di vari figli illegittimi, tra cui i famosi Cesare e Lucrezia Borgia, grande mecenate di artisti e letterati, è destinato a suscitare scandalo per la sua condotta che si addiceva più a un principe del Rinascimento che a un pontefice. Il papa Alessandro! Abusa del suo grande ufficio! Il nuovo papa non tollera più le intemperanze del Savonarola, che a Firenze continua a inveire contro tutto e contro tutti, papi compresi. Prima che corrompa la Santa Chiesa tutta! Dapprima gli vieta la predicazione, poi arriva anche la scomunica e il processo. I processi a quel tempo si svolgevano in modo molto diverso da quello attuale. Non esistevano tutte le garanzie e le salvaguardie procedurali per tutelare i diritti dell'imputato. Si andava per le spicce. E la tortura era il mezzo più semplice e più efficace per ottenere la confessione. Ammetti tu di avere sfidato la bolla di scomunica del nostro santo padre? Lo ammetto. Sotto tortura confessavano spesso anche gli innocenti e la beffa suprema era la formula finale secondo la quale la confessione era stata resa spontaneamente. Di la verità davanti a Dio. Quando interroga la tortura a rispondere è il dolore. Quello che dici è la verità? Sì. Quello che hai confessato alle loro signorie qui presenti è verità, lo confermi? Sì. Sì. Tu firmerai la confessione che hai appena reso di tua spontanea volontà. Sì. Ah.
quella che abbiamo visto era una classica tortura. Durante gli interrogatori venivano praticate molti tipi di sevizie. Esistevano degli specialisti nell'inventare degli strumenti e delle macchine del dolore, a volte molto raffinate e sempre molto crudeli. Pensate che tra il 1481 e il 1517 in tutta Europa morirono ben 17.000 persone per pene corporali e ben 13.000 furono messe a rogo. Per vedere un piccolo campionario di strumenti di tortura siamo andati in Via Giulia a Roma. Via Giulia è senza dubbio una delle vie più belle di Roma. Pensate, fu voluta da un papa, Giulio II, da qui il nome Via Giulia, per arrivare in carrozza più velocemente a San Pietro, senza dover affrontare quel dedalo di vicoli, di viuzze, tipico di questa zona, nelle folle dei pellegrini. Per questo è così dritta e non ha marciapiedi. In un certo senso è stata la prima via a scorrimento veloce di Roma. Oggi questo è un posto ideale per venire a passeggiare, quasi romantico, ma per almeno un paio di secoli, da metà del 600 fino all'800, fu una via molto temuta dai romani, perché qui avevano sede le principali prigioni di Roma, le carceri nuove. Oggi non esistono più, ma c'è un luogo proprio qui vicino che ci può far capire quale atmosfera si respirasse da queste parti. Ed è il Museo Criminologico di Roma. Nelle prigioni dell'epoca avremmo visto degli oggetti in apparenza innocui, come per esempio delle brocche, ma servivano per la famosa tortura dell'acqua. In pratica vi obbligavano a bere, vi riempivano lo stomaco d'acqua fino a provocare delle profonde lesioni. In queste carceri c'erano anche degli oggetti tipici della tortura, come delle fruste a più braccia, fruste che vi portavano via lembi di pelle, come questo tipo, oppure esistevano fruste molto più pesanti che vi staccavano letteralmente brandelli di carne, avevano dei nodi ed erano fatte in cuoio. I detenuti venivano tenuti immobilizzati con dei ceppi, delle gogne. Nessun problema all'inizio, ma col passare delle ore vi venivano dei crampi violenti al collo, all'addome, eccetera. Ora, immaginate dover portare per giorni e giorni degli anelli alle caviglie o anche ai polsi di questo tipo. Vi provocavano delle ulcerazioni, delle ferite che si infettavano, viste le scarse condizioni igieniche dell'epoca, soprattutto in queste carceri. Spesso le vittime, durante gli interrogatori, venivano sollevate con corde, le braccia dietro la schiena, fino a disarticolare la spalla, oppure stavano a testa in giù. E poi c'erano i cosiddetti ragni spagnoli. Che cos'erano? Erano dei ganci articolati in ferro che venivano arroventati e con questi ganci si sollevavano di peso le persone dalla pancia, dalle natiche o dai seni. Facile immaginare il terrore che suscitava solo la loro vista, come suscitava molto terrore l'oggetto che vedremo ora. È la cosiddetta sedia chiodata, in pratica una sedia con questi aculei di ferro sul piano e veniva soprattutto utilizzata nei processi per stregoneria e quindi la vittima veniva fatta sedere su questi chiodi legato con delle cinghie e per ottenere una confessione da una presunta strega spesso si metteva sotto la sedia un braciere in modo tale che questi chiodi diventassero roventi. Facile immaginare come fosse facile ottenere delle prove. Questa è un'altra sala del Museo Criminologico qui a Roma e tra i tanti oggetti esposti ce n'è uno legato alle torture un po' in tutte le epoche. È il famoso banco delle fustigazioni. In pratica la vittima veniva tenuta ferma con una gogna chiusa con delle viti e qui veniva frustata, subiva ogni tipo di supplizio e di sopruso. Ma in tutte le prigioni, soprattutto nel Rinascimento, c'era un oggetto che si vedeva sempre ed era la cosiddetta culla di Giuda. Era una grande piramide di legno. La vittima veniva legata a delle corde, issata e fatta riabbassare sulla punta di questa piramide. Poteva essere fatta ricadere più volte o fatta dondolare, devastando a seconda della posizione orifizi, organi sessuali o anche l'estremità della colonna vertebrale. Molto in uso nel Rinascimento era la cosiddetta mordacchia, veniva messa in bocca e spesso aveva un meccanismo a vite, grazie al quale alcuni chiodi foravano il palato e la lingua e impediva al torturato di urlare per non disturbare gli inquirenti. Tra i vari oggetti custoditi in questo museo ci sono alcune curiosità, come il presunto scheletro di una donna murata viva in un castello vicino a Rieti.
Ma diciamo che lo strumento di tortura più famoso nella mente di tutti è certamente la Vergine di Norimberga. Che cos'è? Beh, in apparenza sembra quasi un armadio cilindrico col volto di una donna, ma in realtà se si aprono le sue ante si capisce subito il suo uso. Una vittima veniva posizionata qui, all'interno, e le sue carni venivano lacerate da questi lunghi chiodi, e a seconda di come si mettessero questi chiodi si poteva decidere se ferire o uccidere una persona. Ma il più delle volte, quando si richiudevano queste ante, si chiudeva anche la vita di una persona. Non occorrono commenti. Fra Girolamo Savonarola viene portato sul patibolo il 23 maggio del 1498 e viene impiccato, lapidato e arso. Ma c'erano anche altri modi per dare la morte ai condannati. La decapitazione, la morte per fame dentro una gabbia, l'annegamento, la sepoltura da vivi e anche la tortura fino alla morte. Intanto a Roma, Michelangelo dà gli ultimi ritocchi a quello che verrà considerato uno dei più grandi capolavori, la Pietà. È una statua commissionata dal cardinale francese Jean Bilher, ambasciatore del re di Francia Carlo VIII presso Papa Alessandro VI. Io sapevo che era finita. Credevo anch'io, Vostra Eminenza. È come tutti gli scultori, non si staccherebbe mai da un'opera. Ammirabile. Hai certo tenuto fede alla tua garanzia. Il mio consiglio è di lasciarla così. Se io ho una riserva, riguarda l'età alla quale hai scelto di ritrarre la Santa Madre in riferimento alla figura del figlio. Ho seguito Dante. Vergine, madre, figlia del tuo figlio. Per di più, la purezza è sempre verde, Vostra Eminenza. Quanti anni hai? 23, Eminenza. E sei non solo uno scultore, ma un teologo straordinariamente illuminato. Mi allieta che Vostra Eminenza sia compiaciuta. La Pietà era originariamente destinata alla tomba del cardinale nella chiesa di Santa Petronilla. È un'opera che subito desta meraviglia. È un miracolo. Guarda la mano della Beata Vergine. Sembra che implori pietà. E il marmo, morbido come carne. E il corpo di Cristo, così, abbandonato. La forma di questa statua, come tante altre opere di Michelangelo, ha una struttura a piramide o a fiamma, cioè larga verso il basso e via via più stretta verso l'alto. È questo un trucco che egli rivela in un suo scritto a un giovane pittore, dice Michelangelo. Sempre fare la figura piramidale serpentinata e moltiplicata per uno, due e tre, in modo da avere una figura che mostri di muoversi. Per rappresentare questo moto non vi è forma più accomodata che quella della fiamma del fuoco. Questa è l'unica opera di Michelangelo chiaramente firmata. Il suo nome risulta inciso qui sul mantello della Vergine. Come mai? Beh, perché Michelangelo, una volta esposta la statua in pubblico, si mescola tra i visitatori e sente un commento che gli fa rizzare i capelli, perché sente qualcuno dire che è una statua realizzata da uno scultore lombardo. Ma come? Dopo tutta questa fatica? Allora prende lo scalpello e incide a chiare lettere il suo nome. Questa statua venne pagata all'epoca dal suo committente 450 ducati. A quanto corrispondevano? Abbiamo portato qui in studio delle monete d'epoca autentiche che ci sono state prestate da un collezionista cortesemente, il signor Vincenzo Filonardi. Ed ecco qui due fiorini d'epoca della fine del 400. Qui sono dei testoni, così venivano chiamati all'epoca. E questo è un ducato d'oro. Ma cosa si poteva comprare a quel tempo con 400 ducati d'oro? Beh, facendo dei conti molto approssimativi si può calcolare che all'epoca di Michelangelo con 400 ducati si poteva comprare una casa
oppure l'equivalente di 5 grandi silos di grano. Quindi la pietà fu pagata allora l'equivalente di un buon appartamento. Ma quanto varrebbe oggi la pietà se fosse messa in vendita? Bene, lo abbiamo chiesto al rappresentante di una famosa casa d'aste. 4.000 euro. È aggiudicato alla paletta numero 92, la ringrazio. Le più alte aggiudicazioni di opere di artisti sul mercato internazionale, oscillanti fra i 50 e gli 80 milioni di dollari, si riferiscono ad artisti quali Renoir, Cézanne, Picasso e Van Gogh. Per un artista italiano, un esempio è quello di Lucio Fontana, di cui vedete qui un'opera. Le sue quotazioni hanno subito un notevole incremento sul mercato internazionale dopo una mostra monografica organizzata a Londra nel 1999 e una vendita all'asta organizzata da Sotheby's che presentava numerose opere di questo artista. Il lotto 247 è un frammento di statua di Putto, se non vado errato, con una natura morta, un cesto di fiori nelle mani. Possiamo iniziare da 200-250 euro qui con me, a 300 euro su commissione, a 400 euro la signora al centro della sala. Il mondo del mercato dell'arte non è fatto solo di capolavori. Oggi qui abbiamo un'asta che presenta i contenuti di una casa. Però in queste situazioni, lavorando all'interno di case, si possono fare ancora scoperte, come ci è successo durante una valutazione degli arredi e gli interni di un castello inglese, dove un nostro esperto ha scoperto all'interno di un album di disegni dell'Ottocento un disegno giovanile di Michelangelo, che dopo anni di ricerche è stato posto in vendita e ha realizzato la cifra record di 8 milioni e mezzo di dollari. Pensate allora quanto potrebbe valere mettere in vendita oggi la Pietà di Michelangelo. Il 21 maggio del 1972, un vandalo armato di un martello riesce ad arrampicarsi sulla Pietà di Michelangelo e colpisce ripetutamente il viso della Vergine, spezzando il naso e il braccio sinistro. Si chiama Laszlo Thott, è un ungherese malato di mente. Le prime parole farneticanti dette al magistrato sono state: «Io sono Michelangelo». Paolo VI, appena informato, scende a San Pietro per constatare i danni. Un militare aveva inutilmente tentato di acciuffarlo senza riuscire a bloccarlo. Ho sentito urla provenire dal lato destro dove si trova la Pietà di Michelangelo, gente che scappava verso l'uscita. Io mi sono precipitato subito verso questo luogo e ho notato un individuo in cima alla statua che brandiva un martello. Rottura dell'avambraccio sinistro. Distacco della mano sinistra dall'avambraccio. La Pietà di Michelangelo è sfregiata. Tutto il mondo è sconvolto e si chiede perché. Quello lì si meriterebbe mandato in galera. In galera a vita quello lì. L'unica spiegazione è che Laszlo Thott non ha capacità di intendere e di volere. Ancora oggi, dopo 30 anni, è sotto cura medica in un istituto psichiatrico. Il restauro della Pietà venne realizzato dai tecnici del Laboratorio dei Musei Vaticani. Per garantire l'assoluta identità con l'originale, fu utilizzato un calco della Pietà eseguito qualche decennio prima. Nel
Dopo una fase di studio e sperimentazione, vennero reinseriti i frammenti recuperati, mentre le parti mancanti vennero completate con un'amalgama di polvere di marmo di Carrara uguale a quello usato da Michelangelo. Il braccio venne poi fissato con un unico perno inserito all'interno. Una volta lavata con acqua distillata, la Pietà recuperò anche la lucentezza originale datale da Michelangelo. Michelangelo, nel corso della sua lunga vita, realizzò altre Pietà e anche varie Madonne con Bambino, perché erano dei soggetti molto richiesti. Una di queste commissioni gli giunse da Bruges, dall'estero quindi, perché la sua fama aveva ormai travalicato i confini. Dopo il clamore suscitato dalla Pietà, per Michelangelo cominciano a fioccare le commesse. Nel 1501 riceve da due mercanti fiamminghi l'ordine per una Madonna con Bambino in marmo per la loro cappella di famiglia nella chiesa di Nostra Signora di Bruges. A quell'epoca, infatti, tra Firenze e Bruges si tenevano assidui rapporti culturali e commerciali. Lorenzo de' Medici aveva i suoi uffici in questo palazzo, sulla cui facciata è ancora visibile l'effigie. Nasce in quegli anni proprio qui il termine borsa, derivato dal nome dei Van der Beurse, famiglia di grossi banchieri che davanti alla propria abitazione svolgeva transazioni con commercianti di mezza Europa. Nel 1506 la Madonna con Bambino sbarca a Bruges proveniente dal porto di Livorno. La scultura, unica opera di Michelangelo che nel corso della sua vita attraversa le Alpi, raffigura una giovane e dolce fanciulla che presagisce tristemente il destino del figlio. A Roma in quel periodo Michelangelo ha l'occasione di incontrare Niccolò Copernico, l'astronomo polacco che doveva poi suscitare tante controversie con le sue opere, nelle quali sosteneva che era la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa. A quel tempo Copernico si trovava in Italia e frequentava le università di Padova e di Bologna, due dei pilastri portanti del sapere europeo. La Terra, secondo il modello tolemaico, era al centro dell'universo e tutto ruotava intorno a lei, non solo la Luna, ma anche il Sole e le stelle. Anche l'interpretazione letterale delle sacre scritture sembrava in contrasto con una Terra in moto nello spazio. In realtà, già molti filosofi e astronomi dell'antica Grecia avevano ipotizzato un sistema in cui al centro c'era il Sole e non la Terra. Nella stessa Università di Bologna se ne discuteva apertamente quando la frequentava Copernico. Fu probabilmente in quegli anni che egli concepì il suo modello, che molti anni dopo elaborò nei suoi scritti. Fece però un errore. Ritenne che il moto dei pianeti intorno al Sole fosse circolare. In questo modo i conti non tornavano con le osservazioni astronomiche. Fu solo quando si scoprì che le orbite erano in realtà ellittiche che tutto il sistema si rimise a posto, grazie al lavoro di Keplero, Newton e Galileo. Non è escluso che di queste grandi questioni dell'universo Michelangelo avesse sentito parlare e magari discusso con Niccolò Copernico nelle lezioni cui presenziò a Roma. Ma a questo punto giunge da Firenze una notizia che mette in agitazione Michelangelo. Il grande blocco di marmo che aveva visto vari anni prima in un deposito e che sperava un giorno di poter scolpire, sembra che stia per essere affidato a Leonardo. Non possiamo procedere finché non ci sia un accordo. Peraltro, non possiamo. Non puoi affidare quel masso a un uomo che ha in spregio la scultura. Non lo puoi fare. Sarebbe un delitto, sarebbe una bestemmia. Sei un presuntuoso. E io ho le mie brighe. Lapo, nella lettera di che saremo pronti a ricevere l'ambasciatore quando e solo quando l'accordo sarà firmato. Mi rincresce. Questa fu la prima cosa che vi ebbe a chiederti. Sì, me lo ricordo. In tutti questi anni quel marmo mi ha ossessionato. Le dimensioni, le storie di chi aveva sconfitto. E sentire proprio quando ero pronto a raccogliere la sfida che Leonardo aveva... Tu vuoi davvero affrontare il gigante? Sì.
Prendilo, è tuo. Non te ne pentirei. Te lo prometto. Che ti avevo detto? Non te lo dissi tanto tempo fa? È vero. Ma come farai per il contratto con il Piccolomini, per le figure del Duomo di Siena? Quelle? Le farò quando posso. Le farò sbozzare da qualcuno sui miei disegni. A quelle ora non voglio pensarci. Ma io questo non lo toccherei. Neanch'io se fossi te. Ma se fossi te, sfrutterei la lunghezza per il Golia caduto. Così avrei l'altezza per cavarne il David. Scansarei i guasti più che potrei. È il meglio che puoi fare. È quello che pensa il Soderini. E tu cosa pensi? Io spero tanto che gli altri smettano di dirmi quel che loro vorrebbero fare. Voglio solo liberare la creatura prigioniera nel masso. E basta. Michelangelo ha bene in mente ormai cosa vuole fare. Da quel marmo dovrà uscire un David. Un personaggio che simboleggia la vittoria della qualità umana sulla forza bruta, la capacità di vincere anche contro il potente, se si ha il coraggio e l'abilità per farlo. David è stato oggi studiato attraverso una scannerizzazione al laser. Il progetto, realizzato dall'Università di Stanford e dal CNR, permette di rilevare le incisioni a dimensioni millimetriche lasciate dal cesello di Michelangelo e di scoprire così la sua firma sul marmo, la sua calligrafia. Quando si lavora il marmo non si possono avere pentimenti, perché se si commette uno sbaglio non si può più tornare indietro. Non so se anche voi avete mai avuto la stessa sensazione davanti a una scultura in marmo. Le pieghe di un abito oppure i riccioli dei capelli vanno previsti esattamente sin dall'inizio e scavati in negativo, per così dire. Cioè esattamente l'opposto di quello che si fa con la creta o con il gesso. Qui abbiamo l'argilla, che è una materia molto duttile, che è quella giusta per poter fare poi qualunque cosa. Si può trasporre in un'altra materia, ma soprattutto la sua principale forza è quella di poter togliere e aggiungere al modello. Si può portarlo fino al punto che si vuole grazie alla sua duttilità. Questo è il marmo di Michelangelo, che è un blocco di statuario assai bello e che sarebbe piaciuto certamente al maestro. Michelangelo entra nel blocco perché avverte la sacralità, perché è vero, questi blocchi sono già delle cose sacre, chiudono dentro delle immagini. Michelangelo conosceva meglio di noi il mestiere, ma era un mestiere generato dalla sua idea della scultura. Nasceva come una necessità personale, come quella di affrontare frontalmente il blocco, affondarsi dentro, come facciamo noi adesso con lui, fino a trovare la superficie. E poi girava dalle parti, gli girava intorno.
Se si sbaglia, se uno sbaglia bene come Michelangelo va abbastanza bene, ma se si sbaglia male ti giochi il blocco e lo cambi e ricominci da capo. È un mestiere spietato, è molto costoso anche. Gli scultori non guadagnano mai abbastanza. Questa è la verità. Allora? Se posso dare un suggerimento. Sentiamo. Il naso è grosso. Meglio? Molto. Ora gli hai propriamente dato vita. È sorprendente, basta una piccola correzione, dal giorno alla notte. Incredibile, vero? Ora non rimane che trovare dove collocarlo. Io lo so già dove va collocato. Sì, certo. Si è formato un comitato per deciderne la collocazione. Immagino da chi sarà presieduto. Vorrei sbagliarmi. Non c'è chi non riconosca la sua autorità. Compreso me. Accennavamo all'inizio alla disputa nata su dove mettere il David. Alcuni volevano sistemarlo sotto la loggia dei Lanzi per proteggerlo dalle intemperie. Michelangelo invece lo voleva ai piedi di Palazzo Vecchio, meno protetto ma con un risultato scenografico indubbiamente di grande effetto, e riuscì a spuntarla. Ecco. Quindi il David, imprigionato nella sua gabbia protettiva, avanzare verso la sua collocazione definitiva, anche se con qualche contestazione. Compiuto. È la cosa più bella che ho mai fatto. E così, mezzo millennio fa, la statua forse più famosa del Rinascimento raggiungeva il suo piedestallo, diventando uno dei simboli di Firenze. Da allora milioni di visitatori l'hanno ammirata, migliaia di esperti l'hanno studiata. Il David sotto di sé ha visto cambiare il mondo con invasioni, pestilenze e rivolte in una piazza dove tutti i grandi della storia si sono fermati ad ammirarlo. Filosofi, artisti, scienziati, uomini politici. Mentre la società cambiava passando dalle carrozze ai tramacavalli, dalle crinoline alle minigonne. È il 1504 e la statua del David ha appena raggiunto il suo piedestallo proprio ai piedi di Palazzo Vecchio, tra qualche contestazione e molti applausi. Diventerà un simbolo per Firenze, l'intelligenza che prevale contro la forza, ma anche un simbolo di bellezza virile che ancora oggi colpisce e provoca emozione, come vedremo tra poco, a mezzo millennio di distanza. Ma c'è una storia poco conosciuta in proposito, ed è che a un certo punto era previsto che accanto al David di Michelangelo fosse collocata qui sulla Piazza della Signoria un'altra statua di Michelangelo, un grande Ercole. Ma questa statua non fu mai realizzata.
Di questo Ercole, tuttavia, esiste oggi un modellino alto soltanto 41 centimetri che è conservato a casa Buonarroti a Firenze. Ebbene, con un effetto virtuale è possibile aumentarlo di dimensioni e trasportarlo qui sulla piazza, là dove avrebbe dovuto essere collocato. Ecco quindi come sarebbe apparsa Piazza della Signoria con queste due grandi sculture di Michelangelo. Ma il David ora dove si trova? La statua attualmente esposta qui sulla piazza è una copia. L'originale, protetto dalle intemperie e soprattutto protetto dai gas tossici delle auto che stanno rovinando il nostro patrimonio artistico, l'originale, dicevo, si trova oggi alla Galleria dell'Accademia. Ed è qui che ogni giorno una folla di visitatori accorre a vederlo da tutto il mondo. La cosa poco nota è che nel 1528, in occasione del passaggio dei Lanzichenecchi di ritorno da Roma, dei giovani si asserragliarono in Palazzo Vecchio e si difesero lanciando oggetti dall'alto. Una panca colpì il David e gli spezzò un braccio. Tre giorni dopo, Giorgio Vasari e Francesco Salviati riuscirono fortunosamente a recuperare i pezzi. Il David, riaggiustato poco tempo dopo, conserva quindi questa ferita di guerra. Ed ecco il David che si trova oggi qui alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Dopo essere rimasto per secoli all'aperto, nel 1873 si decise di proteggerlo e portarlo qui al riparo dalle intemperie. Ma muovere una statua di queste dimensioni non è stata un'impresa facile, sia per il peso, tante tonnellate, ma soprattutto per il continuo rischio di spezzarla. Guardate le gambe. Il David poggia solo sul piede sinistro e sul polpaccio destro. Occorreva quindi fare estrema attenzione nel trasporto. Abbiamo visto all'inizio del programma quale complessa gabbia di protezione venne realizzata nel 500, ma anche nell'800 fu necessario creare un'armatura molto efficace per evitare di spaccare tutto. Durante l'ultima guerra si decise di non più spostare la statua, ma di proteggerla con un rivestimento in mattoni. Ed ecco come si presentavano il David e i prigioni negli anni 40. Una serie di ogive dall'aria misteriosa, una via di mezzo tra una tomba egizia e un film di fantascienza. Periodicamente la statua viene lavata accuratamente perché la folla dei visitatori mette nell'aria qui intorno una quantità immensa di particelle, miliardi di particelle che vanno a depositarsi sul marmo un po' come una patina. Batteri, scaglie di pelle, particelle di saliva, sudore, fili di lana o di cotone, oltre a polvere, pollini, acari, frammenti di ali di insetti, eccetera. Va detto che negli ultimi tempi, qui alla Galleria dell'Accademia, il David ha ritrovato una nuova dimensione, che è quella della luce. Infatti, ai tempi di Michelangelo, la luce del giorno era solo quella del sole, di notte c'erano delle torce o delle lucerne o delle lanterne. Oggi invece la luce si può creare a volontà, si può dosare, si può dirigere o effettare. In un certo senso è una nuova forma di scultura fatta, anziché con lo scalpello, con i fotoni che accendono o spengono la materia, creando impressioni e emozioni. Il David è stata probabilmente la prima opera a essere portata in un luogo protetto 130 anni fa per preservarne la bellezza. Una bellezza, bisogna dire, che colpì subito i contemporanei di Michelangelo. Di solito gli artisti hanno bisogno di tempo per affermarsi, ma il David fu un vero colpo di fulmine, al punto che il Vasari, dopo averlo visto, disse: quando si vede quest'opera così perfetta, è inutile andare in giro a cercare altre statue del presente o del passato. Seguendo l'esempio del David, molte opere sono state trasferite al coperto, specialmente negli ultimi anni.
per proteggerle non solo dalle intemperie, ma da tutti gli inquinanti che ormai le aggrediscono in modo sempre più pericoloso. Anche la statua del Marco Aurelio, qui sulla piazza del Campidoglio, è stata sostituita con una copia. Le conseguenze della corrosione sono soprattutto evidenti nelle opere di marmo. Certi bassorilievi e statue hanno subito danni molto gravi in tempi relativamente brevi. Paco Lanciano, in questa bellissima piazza del Campidoglio disegnata da Michelangelo ci sono varie sculture, capitelli, fregi di marmo come in tante altre piazze italiane. Vogliamo spiegare come avviene l'aggressione dell'atmosfera? Sì, e per farlo usiamo questi due reperti che ci sono stati prestati dal Museo di Roma, Palazzo Braschi. Questo in particolare è un capitello medievale e si vede che è particolarmente degradato e naturalmente, essendo stato per secoli esposto agli agenti naturali, è stato colpito dal vento e dall'acqua e questo è stato un'azione meccanica. Un po' scartavetrato, per così dire. Sì, che naturalmente lo ha parzialmente rovinato. Ma questo è un processo molto lento. Quest'altro invece sembra sporco, sembra nero. Ma adesso capiremo che quel problema può essere più grave. Allora, intanto spieghiamo che cos'è il marmo, perché è abbastanza curioso. La sua origine è molto particolare. Sì, è una storia che comincia molti milioni di anni fa in fondo al mare, piccoli gusci di conchiglie che si depositano e formano il calcare. Il calcare naturalmente diventa roccia schiacciato da altri strati, poi se va a grandi profondità e ad alte temperature, il calcare si trasforma e diventa marmo. Quindi il marmo nasce un po' dalla vita, dalle conchiglie. Nasce dalla vita ed ha la caratteristica di non avere dei piani di rottura particolari e quindi si può modellare molto bene. Quindi una pietra che si modella bene, però ha un inconveniente. Ha un inconveniente, che se incontra degli acidi reagisce con questi. E qui adesso possiamo fare una piccola prova. Questo è acido cloridrico. Inseriamo questa roccia di marmo e vediamo cosa succede. E si vede molto bene, una reazione che sta reagendo, sta producendo tra l'altro anidride carbonica. Quindi frigge proprio, lo vediamo anche quando esce. E quindi questo, per fortuna dobbiamo dire, noi non abbiamo acido cloridrico, pochissimo nell'atmosfera. Altrimenti sarebbe un bel problema per le statue. Però nell'atmosfera c'è molta anidride solforosa generata dalle attività umane che, unita all'umidità, all'acqua, si trasforma in acido solforico. Il terribile vetriolo che attacca poi il marmo. Sì, che reagisce col marmo, reagisce trasformando proprio il marmo in un'altra sostanza, cioè in gesso, e questo avviene al di sotto di questa patina, patina nella quale è contenuto peraltro anche pulviscolo, polvere, carbonio. Quindi il problema non è tanto quello dello sporco, ma dell'acido solforico. È nascosto sotto. Ecco, quando si pulisce si può riportare al colore naturale il marmo, però bisogna stare molto attenti a non pensare di dover solo pulire, perché spesso si deve prima consolidare proprio questa struttura che è stata mangiata dall'acido. È come un dente che viene cariato sotto, e quindi occorre un buon dentista per riparare. E per questo il restauro va fatto fare agli esperti. Agli esperti. Senta, soluzioni? Soluzioni, una soluzione per tutti non esiste. Caso per caso si trovano le soluzioni specifiche. Certo, portare la statua al coperto, come è stato fatto 130 anni fa con il David, vuol dire salvare l'opera. Se fosse rimasta esposta, Probabilmente una parte del marmo si sarebbe trasformata in gesso, per esempio, e oggi ne avremmo qualche frammento di meno. Grazie Paco Lanciano. La cosa straordinaria è che all'inizio del Cinquecento a Firenze si trovavano contemporaneamente Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Raffaello era molto giovane a quel tempo, ma si era già fatto notare per il suo grande talento. Da Urbino era venuto a Firenze per conoscere le grandi opere e i grandi artisti. Raffaello Sanzio si inserisce quasi in punta di piedi in questo panorama rinascimentale, ma con una forte presenza. Era un figlio d'arte. Suo padre era pittore alla corte dei duchi di Montefeltro a Urbino. Tutto è precoce nella sua vita, il suo talento di pittore, la morte del padre e la sua carriera. Nel 1504, a 21 anni, arriva al cospetto del gonfaloniere Pier Soderini. Bene, ragazzo mio, è indubbio che hai buone conoscenze.
Per di più non potevi venire a Firenze in un momento migliore. Siamo oltremodo fortunati di avere qui Leonardo e Michelangelo in un diretto reciproco confronto. Sì, ho sentito. Un grande confronto che può tornare a maggior gloria per la nostra Repubblica. Firenze è ormai la nuova Atene. A Firenze Raffaello incontra i grandi del tempo, Leonardo e Michelangelo. Conosce le loro opere e vive i fermenti del Rinascimento. Benvenuto. La tua ultima cena è già leggendaria. La dicono un miracolo. Muoio ancor più dalla voglia di vederla. Elabora così il suo ideale artistico, basato sulla semplicità e sulla grazia di forme e di espressioni, come emerge dalle numerosissime Madonne col Bambino. La più conosciuta, la Madonna del Cardellino, è ammirata ogni anno da migliaia di visitatori alla Galleria degli Uffizi. Ma anche per Raffaello arriva il momento delle grandi opere. Nel 1508 Papa Giulio II lo chiama a Roma per affidargli la decorazione dei suoi appartamenti, le celebri stanze di Raffaello. Una vita intensissima, ma anche brevissima. Muore a soli 37 anni, il giorno del suo compleanno. Una morte precoce come il suo talento e la sua carriera, dovuta, secondo alcuni, a uno stile di vita sregolato. Sai perché ci intendiamo noi due? Dimmelo tu. Perché entrambi noi mascheriamo i nostri appetiti. Perdona, ma non so liberarmi di loro. Io sì. Ciao! Ciao! Di lui Michelangelo dirà: tutto ciò che ha imparato sull'arte lo deve a me. Allora? Sono Raffaello Santi da Urbino. Voglio dirti quanto ammiri il tuo lavoro. Ma ora che me l'hai detto, permetti che continui a farlo? Speravo in qualche tuo consiglio. Consiglio? A che proposito? Sono un pittore. E io uno scultore. Faccio questo solo per insegnare a Leonardo a non sdegnare il mio mestiere. C'è un curioso episodio che raccontano le cronache in cui fu coinvolto Raffaello, un episodio che la dice lunga sul carattere di Michelangelo. Michelangelo era stato incaricato di eseguire questo tondo a tempera, il cosiddetto tondo Doni. Una volta finito, pregò Raffaello di consegnarlo al committente e farsi pagare i 70 ducati convenuti. Il committente Angelo Doni disse 40. Però che ne avrebbe pagati solo 40. Michelangelo si fece allora riportare il quadro indietro e chiese a quel punto il doppio, così, che cioè 140 ducati. Ecco, Raffaello sembra fece da intermediario e alla fine Michelangelo ottenne quello che voleva. Tu pagheresti tanto per quel tondo? Se li avessi, senza un attimo di esitazione. Perché? Ma perché è un capolavoro? È nuovo. È rivoluzionario per come è concepito e composto. Quegli ignudi sullo sfondo, per esempio. Io non so che rappresentino. Rappresentano il genere umano, per la cui salvezza Dio ha donato il solo figlio che gli abbia generato. Lo senti? Va bene. Così imparerà ad insultarmi. E tienila come lezione. Anche il migliore dei committenti cercherà di approfittarsi di te. Il fatto curioso è che Raffaello fu poi incaricato dallo stesso Angelo Doni di eseguire due ritratti, il suo e quello di sua moglie. Questi due ritratti esistono ancora e si trovano oggi alla Galleria Palatina di Firenze. Eccoli qua. Raffaello cercò con i suoi dipinti di nobilitare per quanto possibile la coppia. Lui, che era un commerciante arricchitosi con la tessitura, era presentato come un capitano d'industria. Lei era piuttosto bruttina, eppure Raffaello riuscì a migliorarla più di tanto, ma arricchì molto i drappeggi e i gioielli. Fu proprio in quel periodo che Michelangelo e Leonardo si trovarono nella situazione di doversi confrontare direttamente. Va detto che tra questi due grandi del Rinascimento non correva buon sangue.
Più che altro era Michelangelo, con il suo carattere irruento, a volte anche insolente, a cogliere ogni occasione per punzecchiare il suo rivale. Ma l'occasione che stava per presentarsi era veramente tale da trascinarli in un confronto impegnativo, qui nel grande salone di Palazzo Vecchio. I due grandi del Rinascimento si trovarono così di fronte ad una grande sfida. Le pareti da affrescare offrivano una superficie immensa. Così la mia parte di parete è questa. Hai scelto tu per tutti e due. Tutti e due abbiamo lo stesso compito, celebrare un fatto eroico della storia fiorentina. Sarebbe fuor di dubbio ragionevole cercare di renderli compatibili. Siamo chiamati qui per un confronto, non per un concerto. Sarebbe stato un confronto senza precedenti, un evento artistico e storico che avrebbe fatto di questo salone un luogo unico. I due accettarono. Ecco qual era il progetto di Michelangelo. Eccolo qua il mio cartone. Meraviglioso. Non rappresenta la battaglia di Cascina, ma l'allarme che spezza l'ultimo momento di tregua dei soldati fiorentini, sorpresi dall'attacco delle milizie pisane. Giovani corpi, prima che siano deturpati da ferite e morte. Il cartone preparato da Michelangelo suscita grande stupore e ammirazione tra i notabili e gli intellettuali della Firenze di allora e fu un'opera molto copiata dagli artisti contemporanei. Lo stesso Leonardo, pur riconoscendo la grandezza dell'opera, non si esime dall'avanzare critiche. «È una foresta di nudi», esclama infatti ammirandola. «Non mi convincono tutti quei muscoli che sembrano sacchetti di noci sotto la pelle». Mentre Leonardo si concentra sulla scena della battaglia, sull'urto dei corpi e delle armi, Michelangelo coglie l'attimo in cui i soldati fiorentini, accampatisi presso Cascina, si stanno concedendo un bagno nell'Arno. All'improvviso viene dato l'allarme per l'arrivo del nemico e i soldati sono costretti a rivestirsi in fretta per fronteggiare l'attacco. Leonardo, dal canto suo, prepara l'affresco dell'altra battaglia, quella di Anghiari. Vuole farne un'opera molto particolare, con uno stile nuovo e aggressivo. Dei cavalieri che si scontrano in modo violento con un groviglio di corpi. Decide anche di usare una tecnica nuova, ma questa scelta gli sarà fatale. Questa tecnica richiede una fonte di calore molto forte per fissare i colori sulla parete. Ehi, ehi, svegliati. No, no, basta. Guarda, è perfetto. Ci siamo riusciti. È l'antico incausto dei Romani. Ne ho ritrovato la ricetta in Plinio. Piano. Su, su. Attenzione, il fuoco deve essere ben accosto alla parete. Voi aggiungete legna. Presto. Si asciuga. Si asciuga. Si asciuga. Si asciuga. Fatta cuocere come un'ora! Verrà a sodarsi! Madonna, che calore! In un'ora questo fuoco gli è bello! Se fosse per il fuoco, andrei a toccare! E ci siete riuscito, maestro! Ci siete riuscito! No, no, da quella parte, dove non c'è la fiamma! Non c'è fiamma lì, non ci arriva! Oh, Madonna! Più fuoco! Altro fuoco! Ho detto più fuoco! Altro fuoco! Portate a calore! Abbasso! Abbasso, Andretta! Abbassate! Abbasso che aggiungiamo legna! Altra legna, altra legna! Altro fascino, mettete altre fascine! Il fuoco da prendere tutta la parete! Non sarà che basso, era già rassodato! Vai là in alto! Gli altri fotoni, presto! Più fuoco! Più fuoco! La pittura di sopra. Fuoco lassù, non ci arrivava. Ci voleva l'iese di Focone. Cosa ci rimane di questo sfortunato affresco? Beh, va detto che
Nonostante i disastri, quest'opera era stata in gran parte completata perché Leonardo già aveva lavorato per più di un anno con 6 assistenti. Quindi, malgrado i danni, in particolare nella parte alta, questa battaglia di Anghiari rimase esposta qui a Palazzo Vecchio per ben 50 anni. Molti la videro, alcuni la riprodussero, come fece Rubens, che ne ricopiò la parte centrale. Quindi grazie a questo dipinto di Rubens oggi noi siamo in grado di avere un'idea abbastanza chiara di com'era l'affresco di Leonardo. Anche la battaglia di Cascina, quella che doveva realizzare Michelangelo, non ebbe miglior sorte. Infatti non fu mai trasformata in un affresco e anche i cartoni di base, quelli che dovevano servire da guida, scomparvero. Furono smembrati e trafugati forse da Baccio Bandinelli, un pittore, si dice, invidioso della bravura di Michelangelo. Anche in questo caso abbiamo però delle copie fatte all'epoca che ci danno un'idea del progetto di Michelangelo. Ma l'affresco di Leonardo, la battaglia di Anghiari, fu raschiata via oppure esiste ancora da qualche parte nascosta sotto un dipinto? Il Palazzo Vecchio può essere considerato quasi un sito archeologico da esplorare e da riscoprire, e l'enigma del famoso affresco della battaglia di Anghiari di Leonardo è solo uno dei tanti enigmi di questo palazzo, forse uno dei più stimolanti. Ed ecco la sala dove venne realizzato il dipinto di Leonardo. È il cosiddetto Salone dei 500, ma all'epoca era la cosiddetta Sala del Maggior Consiglio della Repubblica di Firenze. È forse la più grande sala per la gestione del potere mai realizzata in Italia. Pensate, è lunga 54 metri e alta 18. Al tempo di Leonardo era molto diversa, era più spartana e meno decorata. Fu il Vasari a trasformarla su richiesta di Cosimo I, dei Medici. Per accentuare l'imponenza della sala, il Vasari la raccorciò e l'innalzò di ben 7 metri. È logico chiedersi se tutte queste modifiche non abbiano distrutto il capolavoro di Leonardo. La risposta è che nessuno lo sa. Ma è anche vero che il Vasari aveva una grande ammirazione per Leonardo e non avrebbe mai osato distruggere una sua opera. È quindi logico supporre che abbia in qualche modo tentato di salvare il dipinto di Leonardo, forse ricoprendolo. Il Vasari è molto chiaro nei suoi scritti. Il lato sinistro della parete era riservato a Michelangelo, quello destro a Leonardo. E considerando tutte le modifiche che ha subito questa sala, si è calcolato che il nucleo del dipinto di Leonardo, quello più famoso, probabilmente si trova in questa zona della parete, forse proprio sopra questa porta. Su questa lunga parete in passato sono stati fatti dei saggi esplorativi e la sorpresa è che è emerso al suo interno un muro, ma non quello antico del palazzo, uno nuovo, a ridosso, sul quale il Vasari ha fatto il proprio affresco. E cosa c'è oltre questo muro? Poggia direttamente contro il dipinto di Leonardo? Oppure è staccato? Insomma, c'è uno spazio libero, un intercapedine che tutela e protegge il dipinto, un rispetto del Vasari nei confronti di Leonardo. I sondaggi non sono andati oltre, ma l'ipotesi e soprattutto il desiderio che una così grande opera di Leonardo, anche se non riuscita, ma così carica di storia, ci sia ancora e che magari si trovi solo a poche decine di centimetri da noi, beh, è fortissima. Sarebbe una delle scoperte più grandi nel campo della cultura e dell'arte. E chissà, forse in futuro, con nuovi strumenti, sarà possibile dare una risposta a questo antico enigma. E un suggerimento forse ce lo ha dato proprio il Vasari, scrivendo a pochissima distanza nel suo affresco una frase in apparenza senza senso, tranne se si pensa al dipinto di Leonardo che ha ricoperto. Cerca, trova. Cerca, trova. Le ricerche oggi continuano. Il Comune di Firenze ha annunciato una nuova campagna di indagini per scoprire se davvero sotto gli affreschi del Vasari c'è il capolavoro di Leonardo da Vinci.
Quindi non è detto che un giorno o l'altro quest'opera di Leonardo possa riemergere dalle pareti di Palazzo Vecchio dopo quasi 5 secoli. Ma in casi come questi, se si dovesse rimuovere un affresco per cercarne un altro, come si potrebbe procedere? Ebbene, esiste una tecnica sorprendente che permette di staccare tutto intero un affresco dalla parete senza danneggiarlo. È la tecnica cosiddetta dello strappo, che viene utilizzata anche per salvare un affresco, per esempio togliendolo da una parete danneggiata e trasferendolo poi su un altro supporto. Come avviene questo piccolo prodigio? Beh, è molto interessante capire qual è il trucco. Per fare questa operazione vengono utilizzate delle colle animali sciolte a caldo che vengono applicate sulla superficie pittorica e successivamente vengono applicate delle gazze di cotone. La colla viene stesa direttamente sulla superficie pittorica e successivamente si applica una gazza sottile che viene a sua volta fatta aderire con la colla. Quando il primo strato è parzialmente asciutto, si procede con un secondo interraggio. Mentre la prima gazza è servita per l'adesione perfetta allo strato pittorico, questo secondo interraggio servirà per dare maggior consistenza allo strappo. Quando la colla dell'intelaggio è asciutta, si crea una forza di trazione sul colore talmente forte che questo si distacca quasi naturalmente dagli intonaci sottostanti. Basta esercitare una lieve pressione sulla tela, ecco, si strappa l'affresco e questo è il retro della pittura. Una volta eseguito lo strappo, si procederà all'intelaggio della pittura a tergo e successivamente alla sua adesione ad un nuovo supporto con adeguati materiali. Quando queste operazioni saranno terminate, si potrà intervenire nuovamente dal davanti, eliminando l'intelaggio che avevamo messo per lo strappo dalla parete, riottenendo così la pittura come era in origine. Lo strappo di un affresco, anche se ben eseguito, è sempre un atto traumatico che può incidere anche sul futuro della tutela dell'affresco. Noi oggi abbiamo una serie di apparecchiature che ci permettono di compiere sulle pareti affrescate tutta una serie di diagnosi capace di farci capire dove sono i punti del degrado. E lì agire proprio direttamente, senza dover fare questa operazione che dobbiamo considerare proprio come l'ultima spiaggia. Ma a questo punto Michelangelo decide di lasciare Firenze. Perché? Perché un grande personaggio lo ha chiamato a Roma. E a questo personaggio non si può dire di no. È il nuovo Papa, Giulio II. Nel mio passato c'è stata poca evidenza delle virtù pastorali che dovrebbero distinguere ed ornare il vicario di Cristo. Avete ragione di temere che tali qualità possano essere estranee, del tutto estranee al mio carattere e alla mia natura. Vi diremo allora perché abbiamo scelto il nome di Giulio II per il nostro papato. È perché il nostro predecessore, Giulio I, sfidando ogni sorta di calunnie e di avversità, difese la Chiesa contro i suoi nemici. Nemici interni ed esterni. Intendiamo seguire il suo esempio, promuovendo i nostri 3 grandi obiettivi pontificali. Essi sono: cancellare la mala memoria del Papa dei Borgia, recuperare alla Chiesa quegli stati che le sono stati strappati con la forza, e così facendo esaltare la sua supremazia spirituale. Perché senza la libertà di disporre dei nostri territori non potremo avere libertà di coscienza. Noi intendiamo conseguire questi 3 obiettivi. Con l'aiuto di Dio e chiaramente col vostro. Tu
Roma è diventata una città di ruderi dei giorni di mio zio Papa Sisto IV. Fate venire Bramante da Milano. Il posto di capo architetto del Vaticano dovrebbe farlo accorrere. Per ricreare l'antica gloria di Roma abbiamo bisogno di grandi ingegni. Ma non sarà disposto ad assumere chi potrà offuscare la sua fama. Abbiamo la soluzione. Faremo il nostro elenco di raccomandazioni. Gli impartiremo istruzioni. Appresta la rete e gettala in largo. Non solo a Roma, ma a Venezia, Siena, Firenze, dovunque si siano fatte grandi opere. Riuniremo intorno a noi uomini degni della nuova Roma che costruiremo. Trovaci gli uomini del domani. Ma Roma com'era a quel tempo? Beh, Roma era appena uscita da un lungo periodo di regressione. Dal milione più di abitanti che aveva all'epoca imperiale era arrivata a averne 20-30 mila durante il Medioevo. Col Cinquecento comincia un periodo di rinascita e ne parliamo con la professoressa Simonetta Conti. Buonasera. Sì. Dunque, com'era Roma in quel periodo? Roma era una città molto estesa, molto ampia, con poca popolazione, e in questa grande ampiezza di Roma ovviamente si notavano quelle che erano le rovine della Roma imperiale. Che erano abbandonate? Completamente e totalmente, perché tutta la zona dei fori non era abitata. Quindi il Colosseo, i fori imperiali, c'erano le capre. Esatto, c'erano le capre, le pecore, poche pecore, vacche e così via. Quindi era una specie di supermarket archeologico e tutti potevano andarsi a prendere quello che volevano, esatto. Antichità. Comincia in quel periodo proprio il commercio delle grandi antichità romane, soprattutto statue, bassorilievi, sarcofagi. E molti di questi marmi venivano utilizzati addirittura per farne calcino, perché era più conveniente. Per secoli era stata usata come grande cava di marmo per farne calcino in tutti i secoli dell'Alto Medioevo, Roma questa... Ecco, la popolazione romana invece si era spostata verso il Tevere. La popolazione era spostata nell'Ansa del Tevere, tutta nell'Ansa del Tevere. Perché lì era un passaggio anche di pellegrini che arrivavano. Perché c'era la strada papale, la via papale, quindi vi passavano i pellegrini e vi passava il Papa. La composizione della città era diversa da quella di Firenze? Molto diversa. Firenze è una città mercantile, una repubblica. Roma è uno stato sovrano assolutista, con un capo assolutista che è il Papa, i nobili della corte papale, un clero che serve da borghesia ministeriale e poi il popolo minuto che vive o di artigianato o normalmente... Ecco, coi nobili che nel frattempo però cominciano a costruire i loro palazzi, affluiscono gli artisti e c'è bisogno anche di un artigianato artistico. E l'artigianato, infatti l'artigianato di Roma comincia a diventare fiorente, molto rinomato e anche molto richiesto. Quindi Roma partecipa a pieno titolo al Rinascimento. Roma partecipa a pieno titolo e diventerà poi la maggior città del Rinascimento insieme con Firenze. Soprattutto con papi come Giulio II. Con papa come Giulio II e poi più tardi anche con i papi Medici, ovviamente. Una curiosità, questi pellegrini che arrivavano a Roma avevano creato un problema di traffico per il Papa. Erano, soprattutto a Giulio II gli creano molti problemi, perché e quindi lui si fa costruire due strade, e così si racconta, due strade a scorrimento veloce, dove lui potesse camminare tranquillamente senza incontrare i pellegrini. Aveva la corsia preferenziale. Esatto, diciamo. Quella che potremmo chiamare la corsia preferenziale dell'epoca. Intanto, via Giulia e via della Lungara. Intanto via Roma cresce e vengono artisti come Michelangelo, naturalmente, ma anche come il Bramante. Vostra Santità ha avuto modo di vedere il lavoro del mio giovane parente? Parente? Che parente? Raffaello Santi. Avrei caro che venisse a Roma. Ah, sì, il duca di Urbino ce lo ha raccomandato a sua volta. Un ingegno, sì, ma imitativo per il momento. Quasi completamente schiavo dell'influenza del Perugino, di Leonardo, Michelangelo. Scimmiotta l'ultima opera che ha visto. In che altro modo può imparare un giovane pittore? Ha solo 22 anni, Santità. Quando sua Santità entra, devi inchinarti e scoprirti il capo. Non gli rivolgere la parola finché non è lui a parlarti. Inginocchiati e bacia l'anello alla sua mano destra quando egli te la porgerà. Non sederti se non ti invita a farlo. E poi non prima che si sia seduto lui. Questo è lo scultore che vostra Santità ha fatto venire da Firenze. L'hai presa comoda. Sono venuto con la rapidità permessa dal denaro che mi si è fatto avere. Ti piacciono gli uomini che sanno alzare il capo? Sì, sì, ti benediciamo, figliolo. Vieni qui. Vogliamo che tu esegua la nostra tomba nel nuovo San Pietro. Bramante qui ha buttato giù qualche idea, però non sentirtene vincolato. Procurategli una stanza. Guardiamo con attenzione questi disegni. Non c'è gran fretta. Torna fra due giorni. A Roma, Michelangelo conosce il medico personale del Papa, che lo consiglia su come presentare nel modo migliore il suo progetto. Quel che si aspetta
e che tu lo stupisca con qualche opera veramente grande. Tu lo credi? Lo so per certo. Convincilo di ciò che vuoi e darà ali alla tua ambizione. Suggerisci qualcosa di grande. Lui la vorrà colossale. Propongo che sia isolata in forma di parallelogramma, che presenti quattro angoli. Il tutto sormontato da un leggero baldacchino di marmo. Al di sotto il sarcofago custodito da due angeli. Sui frontoni principali, due nicchie con figure di vittorie a rappresentare le province riconquistate da Vostra Santità. Su un ripiano in alto, otto statue colossali di apostoli, virtù e profeti. Quante statue saranno in tutto? 40. Fra l'altro una Rachele, una Lea e certo il vostro Mosè. Perfetta. E quanto impiegherai a porvi fine? Se non faccio che questo, il resto della mia vita. E quanto finirà per costare? Quello che ci vorrà. Posso andare a Carrara a ordinare il marmo, allora? Certo, al più presto. Non sono stato così emozionato da quando non me lo ricordo. Bramante, tu che ne pensi? Mi chiedo se il nuovo San Pietro sarà grande tanto da contenerlo. Lo sarà, se lo porrai al centro del tuo capolavoro. Ma Vostra Santità, è dove deve essere posto il sacrario della tomba di San Pietro? Allora un luogo degno per la tomba del nuovo Pietro, che l'opera sia subito avviata. Tu, scegli il marmo. Io sento che faremo grandi cose insieme, noi tre. E il marmo, allora come oggi, lo si andava a scegliere a Carrara. Nella famosa cava che era già nota sin dall'antichità, uno scultore poteva trovare il miglior marmo che potesse desiderare. Le statue di Michelangelo sono state tutte scolpite nel celebre marmo di Carrara, una cava di straordinaria qualità che ha fornito la materia prima per moltissime opere d'arte. Grandi blocchi dovevano essere estratti e trasportati. Come? Vedremo tra poco in una ricostruzione come lavoravano gli operai a quel tempo. Intanto richiamoci sul posto per vedere come sono oggi questi luoghi. Siamo a Carrara e quello che vedete è il più grande e il più famoso giacimento di marmo del mondo. Vi siete mai chiesti che cos'è il marmo? Ecco, guardate questo blocco. Oggi lo vedete durissimo, roccioso, ma milioni di anni fa era completamente diverso, era fangoso, melmoso, perché faceva parte del fondale marino. Anzi, tutte le montagne che vedete dietro di me facevano parte di questo fondale fangoso, un fondale che è stato poi ricoperto dai sedimenti e man mano che sprofondava aumentava sempre di più la temperatura e la pressione. Insomma, un po' come in cucina, è stato pressato e cotto per poi riemergere lentamente nel corso di milioni di anni proprio qui dove ci troviamo noi ora. Oggi non si usano più martelli e scalpelli, si usano queste tagliatrici. Però c'è un trucco. Vedete questo cavo? Poi lo vedrete in azione. Ebbene, su questo cavo ci sono tanti piccoli dadi, dei piccoli anelli che contengono dei diamanti. E questo facilita il taglio del marmo, perché il diamante è la sostanza più dura che si conosca. Secoli di lavoro hanno letteralmente divorato queste montagne e dal dopoguerra si è cominciato anche a scavarle dentro. Questo riduce in parte l'impatto dei tagli sul paesaggio. È un po' come mangiare un panettone da dentro, scavandolo all'interno. Questi ambienti sono davvero giganteschi. Sembra quasi di stare in una base segreta, sotterranea. È davvero un altro mondo. E qui si può assistere a uno spettacolo davvero eccezionale. Ecco, vedete, il blocco è già stato preparato e sezionato col filo diamantato fino a un certo punto. Poi questo pezzo si spaccherà al momento del distacco. Ma prima di distaccare questo grosso blocco, bisogna preparare il punto di caduta. Vedete, questo bulldozer sta preparando praticamente un materasso fatto di fanghiglia e di blocchetti di marmo che attutiranno la caduta della lastra. Ecco, ora siamo arrivati all'ultima fase. Gli operai hanno
infilato una specie di cuscino che si riempirà con dell'acqua e, gonfiandosi, premerà sulle pareti facilitando il distacco. Un distacco, vedrete, che sarà molto impressionante. Quello che colpisce in queste estrazioni è il peso dei blocchi di marmo, tonnellate e tonnellate. Come si faceva mezzo millennio fa a tagliare e trasportare dei blocchi di queste dimensioni? Nello sceneggiato diretto da Jerry London è stata realizzata un'interessante ricostruzione dell'estrazione di questo marmo. Vediamo. Un gigante v'è ancora, d'altezza tanta. Si potrebbe scolpire un colosso da quella montagna. Da tutta la montagna? Da tutto il suo fianco. Le navi potrebbero vederlo come un faro dal mare. Ma perché era tanto speciale il marmo di Carrara? Che cosa aveva di così diverso dagli altri marmi? Beh, una differenza c'era, è molto importante per uno scultore. I marmi che si trovano in queste cave sono tutti di ottima qualità, ma ce n'è uno che è straordinario ed è sicuramente il miglior marmo che si conosca. È quello che viene chiamato il marmo statuario. Eccolo. Vedete, è bianchissimo e soprattutto ha una grana finissima, sembra quasi un blocco di zucchero. Ed è proprio questo il suo segreto, perché se fosse più grossolano sarebbe molto più difficile scolpire una statua, anche se non impossibile. In pratica la roccia o il marmo si scheggerebbe in modo imperfetto. E Michelangelo, come molti altri scultori del Rinascimento, lo sapeva bene. Anzi, veniva proprio qui, in questa cava, a scegliere i blocchi giusti, perché qui affiora il marmo statuario migliore. E questa cava si chiama appunto Cava Michelangelo. Ma c'è un altro aspetto interessante che riguarda il marmo che usava Michelangelo per le sue opere, ed è la rimozione e il trasporto di questi enormi blocchi. Perché una cosa è staccarli dalla montagna, un'altra è portarli a valle e poi caricarli su dei mezzi adeguati. Piano! Piano! Tira! Tira! Legno, legno! Ma dopo questa fatica! Chiacchiere, non si mangia! Fuori tirali fuori! Io non mi muovo di qui finché... State a sentire! Sarete pagati, va bene? Non sono stato pagato, nemmeno io! Ancora non hanno pagato neanche me, avrete i vostri appena avrò avuto i miei dall'ufficio del capo architetto. No, Michele! Ho detto che vi pago! Basta! Basta! La questione dei pagamenti ha afflitto tutti gli artisti del tempo, perché i soldi
venivano promessi, ma spesso qualcosa andava di traverso, c'erano dei ritardi, a volte delle cancellazioni. I signori dell'epoca erano certo dei buoni committenti, ma avevano spesso altre priorità. C'erano a volte delle guerre, o c'erano dei preventivi che sforavano, o c'era la mancanza di liquidità nelle casse. Per uno scultore come Michelangelo, che doveva pagare di tasca propria la manodopera, beh, questo era un problema particolarmente serio. Ne parliamo con il professor Paolucci. Sì. Buonasera. Buonasera. Quindi nel Cinquecento comincia un po' questo rapporto diverso tra il committente e l'artista. Sì, questo è un bel argomento, perché il Cinquecento è un secolo straordinariamente contraddittorio. Da una parte è il secolo dell'assolutismo, nel senso che chi comanda, comanda davvero. Che si tratti del Papa, del Granduca, del Re di Francia, dell'Imperatore, quant'altro, il potere di cui dispone è totale. Dall'altra è anche il secolo nel quale l'artista, che presta i suoi servigi al potente, Granduca, Papa, Imperatore o Re che sia, acquisisce la consapevolezza della sua autonomia intellettuale. Si scopre cioè non più artigiano, ma intellettuale. Intellettuale che può essere anche competitivo, antagonista con il suo committente. Michelangelo è un esempio perfetto in questo senso. Litiga col Papa, può permettersi di farlo. E l'artista comincia ad avere uno status speciale, viene considerato una persona speciale. Curiosamente nella musica però questo avviene molto più tardi. Nel Settecento i grandi musicisti a corte vestono la stessa divisa dei domestici e mangiano a tavola con i domestici. Sì, questo è vero, arriva più tardi per i compositori di musica, mentre i pittori acquisiscono presto una loro indipendenza intellettuale e anche pratica. Basti pensare che un uomo come Benvenuto Cellini, più o meno coetaneo di Michelangelo, nella sua vita ha commesso 3 omicidi confessi, è stato denunciato e portato in tribunale per infiniti episodi di abusi sessuali, truffe e quant'altro, e non ha mai fatto un giorno di galera perché otteneva sempre il perdono o del Papa o del Granduca o del Re di Francia. Quindi personalità e personaggi, sì, che poi riuscivano anche a portare avanti così, ottenere dei vantaggi da questo star system che in fondo si era già creato a quel tempo. Non c'è dubbio. Michelangelo cosa farebbe oggi nella nostra società? Io non dubito, farebbe il regista, il grande regista. Proviamo a immaginare la Sistina sceneggiata da Michelangelo con i mezzi, gli effetti speciali di oggi. Persino dai brividi pensavo che cinema verrebbe fuori. Quindi un regista, sceneggiatore, inventore. Inventore e drammaticamente spirituale però, perché questa è la grandezza di Michelangelo. Non erano solo effetti speciali suoi, era proprio qualcosa che ti stringeva l'anima, il cuore. Santo padre, Michelangelo bussa da settimane alla vostra porta. Quell'uomo ha appena di che comprarsi il pane. Ma l'uomo non vive di solo pane. E poi sta lavorando per la gloria di Dio. Non è un motivo per non dargli quanto gli si deve. Come t'azzardi a solo pensare di ammonirci? Fermo. O potrei incidere un'arteria. Allora vostra santità avrebbe davvero un motivo valido per alterarsi. Stento a trovare il denaro per il pane quotidiano. E non sono pagato da molto tempo. Temo che io possa essere nella mia sepoltura prima d'aver licenza di cominciare a lavorare su quella del Papa. Minacce sono state levate contro di me. Strana gente, gente malevola, si aggira intorno alla casa dove lavoro in condizioni pietose. È ripresa a scrivere e ho avuto paura di disturbarti. Il fatto è che non c'è niente, ecco, da mettere sotto i denti. Niente. E questa? Quel che serve per la cena di stasera. Ma lo sai che non so leggere? Ecco. Sta andando a piovere.
Bene, tanto meglio. Così se ne vanno le nostre spie. Vieni. D'altra parte è me che cercano. Prendi il mantello. Non quello. Cosa sta succedendo? Perché Michelangelo, oltre a non ricevere i soldi che gli sono dovuti, riceve addirittura delle botte? Dietro c'è una contorta vicenda con il Bramante, che è l'architetto che sta lavorando alla costruzione di San Pietro. Il Bramante è convinto che sia stato Michelangelo a seminare calunnie sul suo conto, sembra per certe irregolarità. La situazione sta diventando più grave perché Michelangelo, forse per ritorsione, viene accusato di aver sezionato dei cadaveri. Reato che poteva essere punito addirittura con la morte. Dovrai aspettare. Devo parlare col Santo Padre. Ho l'ordine di non farti entrare. Tu non sai chi è quest'uomo. So anche troppo bene chi è, ma è mio dovere rispettare gli ordini. Ridicolaggine. Accidenti a te! Vieni via. Tu non hai idea. Sono settimane. Lo so. Sono settimane che aspetto. Sta come calmo. Un accattone mi trattano. Sta non calmo. Hai idea. Maledetti. Michelangelo, che aveva invano tentato di farsi ricevere dal Papa, tornando a casa trova il suo atelier devastato. A quel punto decide di lasciare subito Roma e scappa a cavallo. Fermo! Son Fiorentino! Fermo! Aiutatemi! Fermatevi! Fermatevi! Fermi! Fermi, non si passa! Non potete passare! Terra di Firenze! Michelangelo ha detto che non tornerà più a Roma. Ha detto che vostra santità lo avrebbe insultato. E dov'è ora? Ho mandato guardie a inseguirlo. È fuggito. Intendi dire che se lo sono fatto scappare? Vorrei ricordare a vostra santità che molto ci preme ottenere l'appoggio militare di Firenze. Si trova già in territorio fiorentino. Questo per il territorio fiorentino! Continuate così, vi andrà rotto un vaso sanguigno. Tu mangiati la lingua. Tu, Paride, manda a Firenze. Esigi il suo ritorno. Deve lavorare qui. La mia tomba, la mia tomba! E se opponessero un rifiuto? Sarebbe nel loro diritto. Qui rischierebbe la pena di morte. Al diavolo i loro diritti! E al diavolo la tua gente che lo ha spaventato! Quanto ai nostri amici fiorentini, diciamo loro, o ci consegnano quell'uomo, o sul nostro onore noi andremo a riprendercelo, a costo di radere al suolo la loro sciagurata città! Comincia così una lunga trattativa per il rientro a Roma. Naturalmente Michelangelo vuole delle garanzie e vuole anche il perdono del Papa. Oggi questi sembrano piccoli avvenimenti di contorno, ma rendono bene il clima dell'epoca, perché a quel tempo non esisteva lo Stato di diritto e il cittadino non poteva far valere le sue buone ragioni attraverso i codici. La giustizia era gestita direttamente dai potenti ed era a loro che bisognava in definitiva rivolgersi per avere soddisfazione, quanto si era in grado di farlo. L'incontro di riconciliazione avviene a Bologna. Oh.
Allora, anziché venire tu da noi, dobbiamo venire noi a incontrarti a mezza strada. Io mi scuso con vostra santità. Se vi ho mancato di rispetto, se in qualche modo vi ho offesa, domando il vostro perdono. Per mia esperienza, santità, questi uomini non si dovrebbero giudicare con durezza. Il fatto è che sono creature ignoranti, non degne di considerazione, se non per il loro mestiere. Sei tu il vero ignorante. Insultandolo come noi non ci sogneremo mai di fare. E togliti dalla nostra presenza, tu, gretto omuncolo. Ebbene, ora che tu sei qui, tanto vale servirsi di te. A Bologna, il Papa commissiona a Michelangelo una statua di San Petronio, una statua che colpisca l'immaginazione dei bolognesi, e gli chiede come pensa di farla. Che cosa hai posto nella mano del Papa? Un libro. No, mettici una spada. Il fine simbolico è rammentare a Bologna di avere giudizio in avvenire. E l'altra mano che cosa fa? Benedice il popolo o lo minaccia? Lo benedice, Santo Padre, ad ammonire che faccia giudizio in avvenire. In ogni caso, il libro via. Una spada. Hai sentito bene? Ho sentito, Santità. Ma Michelangelo ancora una volta fa di testa sua e non tiene conto delle istruzioni del Papa, il quale, quando va a vedere a che punto è il lavoro, scopre che le cose vanno diversamente da come pensava. Tu hai messo un libro nella nostra mano, e non la spada come ti avevo comandato. Si può comprare il mio tempo, ma non si può comprare la mia mente. Non ti si può insegnare a piegare le ginocchia, vero? Voglio solo cominciare a lavorare alla tomba. Ah, sai che cosa pensa Bramante? Che costruendo la tomba, quando si è vivi, si può invitare la morte anzitempo. Anche i migliori di noi dicono Baggianelli. Diglielo tu stesso quando torniamo a Roma. La tomba di Papa Giulio II, dopo interminabili discussioni e modifiche del progetto, la si può vedere oggi a San Pietro in Vincoli. Ci troviamo in pieno centro di Roma, proprio dietro il Colosseo, e qui si trova la famosa chiesa di San Pietro in Vincoli, che da qualche secolo conserva una delle più belle opere della scultura rinascimentale, ed è la famosa tomba che Giulio II volle per sé. La realizzazione di questa tomba, come noto, si trascinò per quasi 40 anni, con continue modifiche, a tal punto che lo stesso Michelangelo la definì una tragedia. E nel frattempo, persino il suo committente, Giulio II, morì. E alla fine delle 40 statue previste, si arrivò a 6. Ma non bastava, perché Michelangelo era troppo impegnato in altre opere e chiese di poterne fare solo 3. Il Papa accettò, e anche chi pagava per quest'opera accettò, il Duca d'Urbino, ma a una condizione, e cioè che Michelangelo gli facesse una statua in più. E Michelangelo accettò, perché quella statua in più l'aveva già pronta nel suo studio, già abbastanza sbozzata, ed era proprio il Mosè. Questa gigantesca opera doveva simboleggiare l'entrata di una tomba, la tomba di Giulio II, e ai lati della sua porta simbolica Michelangelo aveva piazzato i famosi prigioni che oggi si trovano al Louvre, ma onestamente erano un po' troppo sensuali per una collocazione di questo tipo. Così fu egli stesso a decidere di sostituirli con due statue femminili, la vita contemplativa e la vita attiva. E al centro, proprio quasi a occludere l'entrata simbolica di questa tomba, piazzò il Mosè. Ora tutte queste statue le vedete avvolte da un ponteggio, il ponteggio del progetto Mosè. Un restauro voluto dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici di Roma e diretto dall'architetto Viola e dalla professoressa Draghi. In effetti oggi questa tomba è come un paziente nel reparto di terapia intensiva. Perché? Ma perché negli ultimi 2 secoli nessuno l'ha mai restaurata e c'è giunta in gravissime condizioni di deterioramento. Si sono scoperte fratture nelle strutture, espulsioni di intonaci e di frammenti di marmo, oltre ovviamente all'accumulo plurisecolare di polveri e di pericolosi inquinanti. Ma è la statua di Mosè che ha sorpreso tutti, e lo si deve soprattutto agli studi di Forcellino. Questi restauri infatti hanno rivelato qualcosa di incredibile. Michelangelo avrebbe scolpito la statua 2 volte. Prima del 1517, dandole una postura e uno sguardo frontali,
e poi modificandola radicalmente addirittura 25 anni dopo, voltandola in parte verso sinistra. E questo significa che questa statua porta in sé due mani, ma anche due momenti diversi della vita di Michelangelo. Uno giovanile, intorno ai 40 anni, in cui amava soprattutto dare la precisione anatomica e la forza alle sue statue. E poi una più matura, in cui prediligeva dare un senso di movimento, di dinamismo alle sue statue, un po' come la foto di un atleta fermato in volo. Girare su se stessa una statua che era già ampiamente scolpita del miracoloso e solo un genio come Michelangelo poteva riuscirci. E proprio questo restauro ci ha svelato come ha fatto. Girò letteralmente la testa verso un lato, e ciò significa, come disse un testimone allora, che la punta del suo naso corrispondeva alla gota del volto precedente, anzi, la sua punta ne portava ancora un po' di pelle. È stato davvero un rompicapo, che però Michelangelo è riuscito a risolvere in modo straordinario. Guardate, la barba scende dritta, poi ad un certo punto si contorce, volta verso un lato e scende con pochi boccoli. A noi dà l'idea di un colpo di vento, ma in realtà forse in quel luogo c'era poco marmo da scolpire. Il busto e le spalle, ormai definiti, erano praticamente impossibili da modificare, ma forse proprio questa loro rigidità e fissità così fuori posto contribuiscono al fascino di questa statua. Ma dietro il Mosè scolpito da Michelangelo c'è un dettaglio che vi fa capire tutta la difficoltà che dovete affrontare nel girare questa statua e vi fa anche capire come fosse orientata in principio. Ma per andare a vederlo, e vi assicuro che è qualcosa che hanno visto solo in pochi, bisogna avere delle doti da speleologo. Si vede la fascia, la cintura del primo Mosè. Di fronte a questa fascia non c'è più, è stata cancellata. E si possono vedere anche i potenti colpi di scalpello con i quali Michelangelo modificò l'orientamento del trono verso sinistra. Ma è sulle gambe che Michelangelo fece un capolavoro. Erano parallele come chi è seduto su di una sedia, ma lui riuscì a piegarne una. Lo scopo era quello di dare un effetto dinamico, come chi è colto in pieno movimento, ma anche qui non c'era marmo a sufficienza. Così, sfruttando delle pieghe delle vesti, rimodellò un ginocchio in un'altra posizione, rimpicciolendolo addirittura di 6 cm rispetto all'altro, e scolpì molto indietro il piede e il tallone, facendoli andare addirittura sotto il corpo. Ma tutti si sarebbero accorti di due ginocchia di dimensioni diverse, così Michelangelo ebbe un'idea geniale. Scolpì un drappeggio tra le due gambe che cattura l'occhio dell'osservatore, impedendo un confronto diretto fra queste due ginocchia. E nessuno se ne accorge a prima vista. La storia della martellata sul ginocchio, famosissima, in realtà è una leggenda. Non la dette mai questa martellata sul Mosè. A questo punto rimane un'ultima domanda. Perché trasformò così tanto questa statua? Nessuno lo sa, forse solo lui è in grado di dirlo, ma esiste un'ipotesi secondo la quale, dopo aver realizzato il giudizio universale nel quale faceva assumere al corpo umano posture diversissime, non sopportava più la rigidità del suo primo Mosè e decise di trasformarlo in quel capolavoro che conosciamo tutti, il cui fascino forse sta proprio in questa sua strana simmetria. Tra le statue che uscirono dallo scalpello di Michelangelo in quell'occasione c'erano anche i famosi prigioni, come si è detto, cioè delle cariatidi molto particolari sulle quali molto si è scritto e discusso. Due di queste statue si trovano oggi al Louvre, a Parigi, e quattro sono a Firenze. Ed eccole le statue dei prigioni conservate qui alla Galleria dell'Accademia di Firenze e che fanno corona alla grande statua del David laggiù in fondo. Erano delle sculture destinate a far parte della tomba del Papa Giulio II, una tomba che richiese tempi lunghissimi per essere completata, con continui cambiamenti del progetto. Queste statue rimasero allo stato di abbozzo per via dell'amore di impegni che Michelangelo si era preso e rimasero nel suo studio fino alla sua morte. Ma è proprio questo non finito a dare grande forza ai prigioni.
si ha qui veramente l'impressione di vedere dei personaggi che tentano di liberarsi dalla pietra che li immobilizza e che li opprime. È l'immagine viva di quello che soleva dire Michelangelo, cioè che il lavoro dello scultore è quello di far uscire dal marmo i personaggi che sono racchiusi dentro. Qui la vita sembra combattere con la materia in uno sforzo senza fine. Pur lavorando sempre più a Roma su commissione dei papi, Michelangelo non dimentica Firenze. Ed è proprio a Firenze che si trova quando la città è minacciata dalle truppe di Carlo V. Michelangelo, per fronteggiare l'assedio dei francesi, costruisce dei sistemi fortificati. È curioso che a quel tempo si pensasse a degli artisti per questo tipo di opere, ma era frequente perché anche Leonardo si occupò molto di fortificazioni. Leonardo addirittura progettò, come noto, macchine da guerra, nuove armi e persino deviazione di fiumi. Ma, malgrado ogni tentativo di difesa, le truppe francesi entrano in Firenze e la saccheggiano. C'è però un male ancora peggiore che colpisce Firenze in quegli anni, ed è la peste. Nei secoli passati, quando questo contagio si diffondeva, non c'era modo di fermarlo. In breve tempo dilagava, con effetti impressionanti. Nel corso dell'epidemia Michelangelo perde il fratello Buonarroto, colpito lui pure dal male. Ma le proporzioni di questo disastro vero e proprio sono immense. Pensate che Firenze perde più della metà dei suoi abitanti. E questo avviene in gran parte delle città italiane. Professoressa Simonetta Conti, a cominciare da Napoli, che è la prima a essere aggredita. È la prima a essere aggredita. Era la più popolosa città d'Italia a quell'epoca. Contava circa 180.000 abitanti e ne perde 60.000, quindi il 30%. Una specie di bomba atomica. Sì, per l'epoca sì, esatto. Poi l'epidemia risale la penisola, arriva a Roma, che era una città più piccola. Sì, modesta come popolazione, siamo su 56.000 abitanti e ne muoiono 30.000. Quindi più della metà. Più della metà. E poi arriva a Firenze. Poi, fino a Firenze, dove il clou, diciamo, su 70.000 abitanti ne perde 40.000. Oh, diciamo, si sa che la peste è portata dai topi che hanno a bordo, per così dire, delle pulci che saltano e pizzicano gli uomini. I topi sono immuni, gli uomini vengono contagiati. È la cosiddetta peste bubbonica. E sono due forme di contagio, la bubbonica e la polmonare. Ecco, la polmonare invece è quella che gli stessi contagiati trasferiscono. Trasmettono agli altri attraverso anche le parole, gli starnuti, la tosse e così. Quindi è rapidissima. È molto rapida ed ha una percentuale di morti altissima, sul 99% si calcola. Quella è la peste polmonare. La polmonare, sì. E come ci si difende da questo? A quell'epoca non c'erano molti mezzi per difendersi dalla peste. O si andava via dalla città, chi poteva, quindi si ritirava in campagna. Quindi scappavano tranquillamente, o se no appunto anche in casa, anche in città, ci si chiudeva in casa, si cercava di non uscire da casa. Si parlava a distanza. Si parlava a distanza e soprattutto poi nel corso dei secoli ovviamente le varie comunità hanno cominciato a isolare gli ammalati nei lazzaretti. E si uccidevano anche gli animali domestici, compresi i gatti. Gli animali erano sempre i primi a rimetterci, poveracci, gli animali domestici, soprattutto i gatti. I gatti che tra l'altro avrebbero potuto forse fare qualcosa. Certo, perché mangiavano i topi. Ecco, e nel giro di pochissimo tempo, quindi migliaia e migliaia di cadaveri si accatastano. Ma chi si occupa di loro? Gli ufficiali sanitari addetti alla cosa, i monatti, i famosi monatti del Manzoni, che erano persone che avevano già avuto la peste, quindi erano immuni e potevano quindi lavorare con i cadaveri. Nell'arco di qualche secolo l'Italia e l'Europa sono colpite da una serie continua di epidemie. Sono una serie continua di epidemie che se ne contano circa 22, dal 1348 al 1656. Oggi siamo tranquilli. Oggi direi di sì. Altre malattie contagiose stavano intanto arrivando in Europa dalle Americhe, come la sifilide. Ormai, dopo le scoperte e i viaggi di Cristoforo Colombo, le navi andavano avanti e indietro nel Nuovo Mondo con il loro carico di oro, cibi esotici
ma anche di infezioni. La peste e l'invasione delle truppe francesi avevano dunque compiuto in quegli anni dei gravi disastri a Firenze. E forse proprio per reagire a queste calamità, i fiorentini inventarono un gioco che ebbe poi un enorme successo, ed è il gioco del calcio, o meglio un misto tra il calcio e il rugby. La prima partita fu giocata a Firenze, quasi per una beffa, proprio mentre i francesi stavano per entrare in città, nel 1530. Per ricordare quell'avvenimento, a Firenze ogni anno, il 24 giugno, si gioca una partita in costume. Ecco quindi come Michelangelo avrebbe potuto vederla, e forse l'ha vista, cinque secoli fa. All'inizio un corteo inaugurale di quasi 550 figuranti. In testa i nobili, alla fine i giocatori. Tutti indossano costumi rinascimentali. Le due squadre, oggi come allora, sono modellate sullo schema della Legione Romana. In avanti i corridori, corrispondenti agli astati e ai moderni attaccanti. Al centro gli sconciatori, in luogo dei principes e dei centrocampisti di oggi. In retrovia i datori, come i triari romani, e i nostri difensori e portieri. Questa impostazione si frantuma subito in una serie di scontri caotici e zuffe. Ogni squadra si batte per guadagnare terreno e infilare la palla dentro la rete. Ecco la caccia, il nostro gol, celebrata da tre colpi di colubrine che danno diritto a un punto. Caccia per i rossi. La partita va avanti tra mischie e plateali placcaggi. Lotte serrate, continui corpo a corpo, che una volta servivano a temprare lo spirito e a sviluppare il fisico dei giocatori. Beh, i nostri giocatori in confronto sono dei fiori di giglio. Abbiamo visto le divise dei partecipanti. A proposito di divise, c'è una cosa curiosa. Le uniformi delle famose guardie svizzere del Vaticano, come noto, sono state disegnate da Michelangelo. Quello che è meno noto è che non sono state disegnate da Michelangelo, come ci conferma un ufficiale delle guardie svizzere. La leggenda, per così dire, la diceria che attribuisce il disegno dell'uniforme della guardia svizzera a Michelangelo non ha alcun fondamento storico. Infatti, negli archivi vaticani non è stato ritrovato alcun documento che attesta tale affermazione. Più semplicemente si può dire che la bellezza e l'eleganza della nostra uniforme è il felice risultato della moda del Rinascimento. La Guardia Svizzera Pontificia, all'epoca della sua fondazione avvenuta nel 1506 da parte di Giulio II, aveva una divisa del tutto simile a quella dei soldati di Ventura del Cinquecento. Nel corso dei secoli la divisa ha subito un'evoluzione legata alle mode militari. Il comandante Jules Rapon, nel 1914, ha recuperato l'originale costume rinascimentale. L'uniforme di Gran Gala si può ammirare ogni anno, il 6 maggio, quando le nuove reclute fanno solennemente il loro giuramento. È una cerimonia suggestiva per l'ambiente in cui si svolge, il cortile di San Damaso in Vaticano. Le reclute si impegnano per un periodo di servizio di almeno 2 anni. Devono essere cattolici, cittadini svizzeri dalla nascita e alti non meno di 1,74 m. È un moderno corpo militare che però rispecchia esattamente gli stessi compiti degli anni della sua fondazione, i tempi di Michelangelo: vigilare costantemente sulla sicurezza del Papa.
Ma c'è un'opera della lunga storia di Michelangelo che più di ogni altra rimarrà legata al suo nome. Un'opera di proporzioni gigantesche realizzata nel corso di lunghi anni e in vari momenti della sua vita. È la Cappella Sistina. Una volta di oltre 40 metri per 13, più le lunette e i pennacchi. Centinaia e centinaia di metri quadrati, tutti da affrescare. Una grande sfida e una grande fatica anche. Il Papa inizialmente gli aveva chiesto semplicemente di dipingere i 12 apostoli, ma Michelangelo, di fronte alle dimensioni della volta, pensò a un progetto molto più ambizioso, la storia della creazione. La creazione dell'universo, quella dell'uomo e la sua caduta con il peccato originale e il castigo. E poi il diluvio universale, Noè, Davide e Golia, Giuditta e Oloferne, Mosè e i serpenti. Il tutto circondato dai profeti e dalle sibille. Nessun pittore aveva mai affrontato un progetto di queste dimensioni. Michelangelo praticamente realizzò quest'opera da solo, rinchiudendosi per anni qui dentro la Cappella Sistina e impedendo persino al Papa di venire a vedere continuamente lo stato d'avanzamento dei lavori. Si era costruito un ponteggio di sua invenzione, rifiutando quello proposto dal Bramante, e aveva anche cacciato i pittori chiamati da Firenze per aiutarlo nella tecnica dell'affresco, con la quale Michelangelo aveva poca familiarità. Macinava da solo i colori, aiutato da qualche assistente, e si era anche costruito una speciale sedia per dipingere sdraiato in certi casi. Ma questa immensa volta è stata in gran parte affrescata in piedi, con le braccia alzate. Michelangelo ci ha lasciato un piccolo disegno in cui ci mostra come procedeva, con il braccio alzato sempre verso il soffitto. Questo disegno è accompagnato anche da un sonetto da lui scritto, in cui racconta tutte le sofferenze del dipingere in questa posizione. Noi l'abbiamo tradotto, ecco quello che dice in sostanza. Sono teso come un arco, mi è già venuto il gozzo, il ventre me lo sento in gola, i lombi mi sono entrati nella pancia, non vedo dove metto i piedi e il pennello mi gocciola sul viso. Tra l'altro si inciampò su questo ponteggio, si fece male a una gamba e a forza di stare a testa in su gli venne un difetto alla vista, per cui a un certo momento per leggere doveva mettere il foglio in questa posizione. Ma come si realizzava praticamente un affresco? Qual era la tecnica? Vediamo. La tecnica dell'affresco prevede appunto che la pittura sia fatta a fresco, quando l'intonaco è ancora umido. In questo modo i colori non penetrano nell'intonaco già saturo di acqua e si fermano al primo sottilissimo strato. Innanzitutto si bagna il supporto. Poi si inizia la stesura dell'arriccio, una malta costituita da sabbia e calce che doveva rimanere appunto arricciata per consentire l'adesione dell'intonaco successivo. Si procede quindi alla stesura della malta più sottile, dove verrà eseguito l'affresco stesso. Uno dei metodi era quello dello spolvero. Si tracciava una serie di piccoli buchi lungo i contorni del disegno e vi si faceva passare attraverso una polvere di carbone che rimaneva così impressa nell'intonaco sottostante. Un altro metodo usato anche da Michelangelo era quello del cartone. Con questa tecnica il disegno preparatorio veniva semplicemente pressato con una punta metallica. L'intonaco sottostante, ancora umido, veniva così impresso da una linea che dava l'indicazione per l'esecuzione successiva. L'opera procede quindi per piccoli tasselli, giorno per giorno, come in un piccolo incastro. Asciugandosi, l'intonaco incorporerà i colori che potranno così resistere molto bene al passare del tempo. Così si realizza la pittura in affresco, come dice il Vasari, il più virile, il più sicuro, il più durabile di tutti gli altri modi. Per Michelangelo non è stato così semplice affrescare Eva sulla volta della Cappella Sistina,
solo per eseguire quel particolare del peccato originale, è rimasto sdraiato in una posizione scomodissima per 8 o 9 giornate. E qui abbiamo un oggetto molto curioso ed è il modello del ponteggio che è stato realizzato in occasione del restauro della Cappella Sistina. La cosa interessante è che montando questo ponteggio i restauratori si sono accorti che c'erano qui delle cosiddette buche pontaie, dove loro poi si sono agganciati per sostenere la struttura, che erano le stesse che aveva usato Michelangelo. Quindi questa struttura è molto simile probabilmente al ponteggio di Michelangelo, perché sotto era tutto libero e si poteva continuare a officiare la messa. Qui con noi abbiamo il professor Gianluigi Colalucci. Buonasera, sì. Molti complimenti per tutto questo lavoro. Intanto abbiamo sentito qual era la sofferenza di Michelangelo quando si trovava a dover dipingere in quella posizione. Lei ha fatto altrettanto, è stato 4 anni nella stessa situazione. Ha avuto è anche lei i lombi che entravano nel ventre? Cioè. Quasi, ma mi sono difeso con la palestra e comunque è sicuramente una posizione difficile. Senta, tutto questo è cominciato da un francobollo, o meglio, da un piccolo restauro delle dimensioni di un francobollo. Cioè, voi avete avuto l'idea di cercare di capire cosa c'era sotto. Sì. E di lì è partito tutto. Di lì è partito tutto, perché poi quando abbiamo visto dei colori straordinari, cioè un rosso che usciva da una massa scura marrone, e abbiamo continuato e poi è stato fatto il progetto. Quindi è stato fatto il progetto, molte discussioni, sì. E alla fine abbiamo, e tutto il lavoro è durato 14 anni per le varie parti, sì. Del giudizio, eccetera. Adesso vediamo alcune sequenze del restauro, vediamo alcune cose molto interessanti. Ecco, qui la vediamo mentre sta restaurando il viso della Madonna, e qui c'è una cosa interessante. Sì, il viso sembra anticipare il divisionismo, perché è fatto a puntini, quindi il puntinismo è fatto a puntini e a colori separati, puri separati, bianco, rosso e rosso. Una cosa molto insolita. Per assolutamente insolita. Qui vediamo un altro soggetto importantissimo, è il volto di Adamo. E lei anche qui mi diceva che c'è una cosa interessante. Sì, l'occhio di Adamo è in realtà non un colore, ma in realtà l'intonaco, il colore dell'intonaco. E quindi Michelangelo con questo ha ottenuto una profondità assolutamente straordinaria. Qui vediamo anche un'altra cosa interessante ed è il famoso tocco tra le due dita. C'è anche una piccola delusione qua, scoperta col restauro. Perché passava una lesione in quel punto che ha fatto perdere 2 falangi delle dita di Adamo, e quindi queste che noi vediamo sono il restauro del Carnevale, il restauro cinquecentesco. Quindi già dell'epoca, subito dopo la morte di Michelangelo. Lavoro sostanzialmente di ripulitura. Sì, pulitura, perché con il tempo i restauratori avevano dato delle sostanze, soprattutto con l'animale, che era diventata scurissima. Quindi delle colle che erano state messe per ripulire. Sì, ravvivare i colori, nascondere le fluorescenze saline, e quindi e con il tempo poi lentamente queste colle con il fumo e la polvere sono diventate. Alcuni hanno fatto delle polemiche su questo nuovo Michelangelo così a colori vivaci, perché si era abituati a un altro tipo di tonalità. In realtà poi dal punto di vista tecnico voi vi siete limitati a togliere quello che era stato, si era accumulato dopo. Sì, naturalmente. È stato detto che sono state tolte le velature e le parti a secco. Non è vero questo, cioè tutto è stato conservato, tutto quello che era di Michelangelo è stato conservato. Quindi è come se noi ci trovassimo mezzo millennio fa, questo era il dipinto dell'epoca originale. La Cappella Sistina fu completata solo in un secondo tempo, dopo oltre 20 anni, sotto Paolo III, con il grande affresco del Giudizio Universale. E per realizzarlo fu necessario distruggere 3 grandi affreschi del Perugino che si trovavano qui proprio sopra l'altare. Infatti, per realizzare il giudizio, Michelangelo aveva bisogno di tutta la parete.
Il giudizio universale oggi ha ritrovato un nuovo splendore con il suo Cristo gigante e minaccioso che troneggia al centro della composizione, circondato da una folla di figure, santi, apostoli, angeli, diavoli che trascinano nell'inferno i dannati. Dall'altra parte i morti che si rivestono delle loro carni e salgono verso il cielo. Un'infinità di figure tra le quali sembra anche il cerimoniere del Papa, Biagio da Cesena, che si era scandalizzato per i molti personaggi nudi. Roba da osteria più che da cappella papale, aveva detto. Michelangelo si vendicò ritraendolo nella figura di Minosse attorniato dai diavoli. Molti anni dopo, Paolo Veronese, accusato per i suoi nudi nei dipinti dall'Inquisizione, si difese citando proprio le nudità del giudizio universale. Del resto anche la volta di Michelangelo corse un grosso rischio quando fu eletto un papa fiammingo nel 1521 col nome di Adriano VI. Pare volesse distruggere questi affreschi considerandoli una mucchiata di nudi. Non fece in tempo a farlo perché morì un anno dopo di malaria. Poco dopo la morte di Michelangelo, con il Concilio di Trento, la Cappella Sistina conobbe comunque, come molte altre chiese, un'ondata puritana e molte nudità vennero coperte. Un collaboratore e amico di Michelangelo, Daniele da Volterra, venne incaricato di coprire con drappi e veli molti corpi. Daniele da Volterra venne per questo definito il braghettone. Molte altre brache furono messe ai nudi di Michelangelo in epoche successive. Con il restauro si sono trovate tutte. Ecco, con un grafico schematico, quello che fu pudicamente coperto nel solo giudizio universale. Professor Colalucci, voi come vi siete regolati durante il restauro per la questione delle brache? Ma è stata una discussione molto lunga e poi ci siamo regolati conservando quelle che avevano una importanza storica molto forte. Come documento? Come documento, perché erano state ordinate dal Concilio di Trento. E portando via praticamente quasi tutte le altre che erano del 700-800, quindi senza più nessuna importanza storica. Senti, in questo restauro del giudizio è venuto fuori un cielo straordinario che prima era nerastro ed è venuto fuori questo azzurro fatto di lapislazzo, perché questa era la tecnica del tempo ed era un colore che costava molto. Sì, perché è il lapislazzo immacinato e quindi costosissimo. Si dice che Michelangelo lo utilizzò per il giudizio dove pagava il Papa, ma molto meno per la volta dove era lui l'impresario. Sì, infatti non ha usato il lapislazzuli nella volta, ha usato un colore che si chiama smaltino ed è un vetro blu tritato. Grazie, professor Colalucci. La cosa incredibile è che Michelangelo non ne voleva sapere di dipingere la Cappella Sistina perché si considerava uno scultore, non un pittore, e litigò con il Papa Giulio II, che invece aveva capito che era lui la persona giusta. Quindi questa grande opera nacque in un modo molto insolito. Vediamo. Io non voglio la volta. Datela a Raffaello, ha dimostrato di essere buon pittore. Io voglio andare avanti solo con la tomba. Non ci sono fondi per quello. Gli offriamo l'unica alternativa esistente. Te l'ho detto, io sono uno scultore. Scultore, pittore, hai detto tu stesso che sono distinzioni artificiose. Ma mi si chiede di dipingere il tetto di un granaio. Se è così che vuoi descrivere la Sistina, accomodati. Sia. Ma io mi aspetto che tu ne faccia il gioiello del mio Vaticano. Avevi ragione, pur mancando di tanto, a dire che la cappella è un granaio. Il soffitto è una mezza botte, lunga 132 spanne, larga 45, alta 75. Presenta difficoltà tecniche dovute agli archi su cui poggia, ai finestroni sui due lati, alle due finestre cieche sopra la porta d'ingresso. Quel che può essere sfuggito alla tua attenzione
sono i larghi spazi sopra le finestre e le profonde lunette che le circondano. Bene, devi fare altro che tenere le giuste proporzioni ed emulare la qualità degli affreschi lungo tutte le pareti in basso. Le storie dipinte dal Botticelli, dal Perugino, dal tuo maestro il Ghirlandaio e di altri. Non posso dire di invidiarti. Anche se riuscirai ad acquistare la destrezza di un acrobata, non so come te la caverai con l'umidità del soffitto. La resistenza di Michelangelo a avventurarsi in questa opera ciclopica era anche tecnica, perché la pittura a fresco fatta su dimensioni così grandi, in una posizione molto scomoda, tra l'altro senza poter arretrare per avere una prospettiva, rappresentava una vera incognita, specialmente per un pittore che non aveva familiarità con questa tecnica. Tra l'altro in corso d'opera Michelangelo si accorse con terrore che c'erano delle muffe che spuntavano qua e là, e fu il San Gallo a dargli i consigli giusti per salvare il lavoro. In poco tempo però Michelangelo riuscì a impadronirsi talmente bene di questa tecnica dell'affresco che oggi i restauratori, a distanza di tanti anni, considerano questo un lavoro eccezionale e sono ancora stupiti per la bravura dell'esecuzione. E quest'opera è arrivata infatti intatta attraverso i secoli fino a noi. Michelangelo entra ora nell'ultima parte della sua lunga vita. È riuscito a fare quasi tutto quello che voleva fare. Ogni sua opera è stata un successo, spesso un evento. Ha incontrato difficoltà, ha litigato molto. Si è lanciato in imprese difficilissime. Ma ne è uscito fuori anche quando si misurava con tecniche con le quali aveva meno dimestichezza. Era la sua genialità a vincere. E l'architettura? Anche qui Michelangelo lascia il suo segno, inventando una nuova interpretazione degli elementi dell'architettura classica con opere importanti come Piazza del Campidoglio e la Cupola di San Pietro. Ma non solo. Il primo incontro di Michelangelo con l'architettura avviene a Firenze nel 1524, quando un papa de' Medici, Clemente VII, gli chiede di progettare una biblioteca, la Biblioteca Laurenziana. Il vestibolo verticale e la straordinaria scalinata mostrano subito come anche il Michelangelo architetto sorprenda per la sua originalità. E 10 anni dopo un altro papa, Paolo III, gli chiede di completare il palazzo di famiglia, Palazzo Farnese. La costruzione esiste già, ma il tocco di Michelangelo, in particolare l'aggiunta di un cornicione e il design delle finestre, è come un'operazione di chirurgia estetica che cambia fisionomia all'insieme, facendo di Palazzo Farnese uno dei più bei palazzi di Roma. Anche Porta Pia è sua. La famosa porta che attraverseranno i bersaglieri per la presa di Roma dopo aver creato una breccia nelle mura aureliane. Ma uno dei capolavori di Michelangelo è la risistemazione della Piazza del Campidoglio. Questa è la piazza che tanti visitatori vengono ad ammirare a Roma. È la Piazza del Campidoglio. In realtà, più che una piazza, è una vera scenografia che Michelangelo ha avuto l'occasione di realizzare liberamente. Nel Cinquecento, infatti, questa zona era degradata e di difficile accesso e andava risistemata. A quell'epoca esistevano qui soltanto due edifici, il Palazzo Senatorio medievale e il Palazzo dei Conservatori. Michelangelo rifà le facciate, aggiunge un terzo edificio, quello dove si trovano oggi i Musei Capitolini, e cambia l'orientamento della piazza. Per evitare che appaia troppo lunga e stretta, dispone il terzo palazzo in modo divergente, aprendo a forbice la prospettiva. Al centro della piazza, Michelangelo costruisce il basamento per una grande e preziosa statua d'epoca romana, una statua equestre, quella di Marco Aurelio. E disegna il bellissimo motivo ornamentale del pavimento, che verrà però realizzato solo molto più tardi, 4 secoli dopo, nel 1940.
È insomma un vero intervento urbanistico completato da una monumentale rampa di collegamento che sale dolcemente fin sulla piazza. Michelangelo qui disegna quindi non soltanto degli edifici, ma disegna degli spazi. E l'architettura diveste in questo modo composizione, design, pittura. Non esiste forse su tutto il pianeta un luogo così carico di arte, storia e religione come la Basilica di San Pietro. È la più grande chiesa del mondo. La sua cupola è diventata uno dei simboli della cristianità. Michelangelo vi lavorò dopo che due altri grandi architetti del Rinascimento, il Bramante e il San Gallo, avevano disegnato altri progetti e dato inizio in piccola parte ai lavori. Michelangelo fu chiamato dal Papa Paolo III nel 1561, quando aveva già 71 anni, ma si lanciò nell'impresa con entusiasmo. Aveva carta bianca, come venne scritto nella nomina ufficiale. Questo è il modello di legno che Michelangelo fece realizzare. È alto 5 metri, largo 4 e costò appena 25 scudi. Lo costruì per timore che dopo la sua morte, ormai era molto vecchio, qualcuno alterasse il progetto. Aveva intuito che proprio la cupola dovesse diventare il vero simbolo della basilica e un riferimento per la cristianità. Michelangelo si ispirò in parte alla cupola del Brunelleschi a Santa Maria del Fiore a Firenze, ma volle che la sua fosse ancora più grande e per realizzarla utilizzò due soluzioni ingegnose. La prima sono i costoloni che si vedono esternamente. Sono come delle travi ricurve che fanno stare su tutta la cupola da quasi 5 secoli. Sono la sua ossatura. Il secondo segreto è la doppia calotta. La parte interna è la struttura portante, sorregge il tutto. Quella esterna, invece, è di protezione. Le variazioni atmosferiche, infatti, provocano continuamente il restringimento o la dilatazione della copertura di piombo. A continuare i lavori fu Giacomo Della Porta, il quale però, per ragioni di sicurezza, ridusse la curvatura accentuandone la verticalità. E ancora oggi, dopo quasi mezzo millennio, il cupolone, come lo chiamano i romani, domina sulla città come la più imponente delle opere del Rinascimento. Nell'ultima parte della sua vita Michelangelo si dedica molto alla poesia e alla vita dello spirito. È tormentato dall'idea della salvezza e distrugge molti suoi disegni considerati troppo profani. Il tema della pietà ritorna spesso nelle sue ultime sculture, come nella Pietà destinata alla sua stessa tomba, che però si rompe mentre viene scolpita. Il servo Antonio chiede di poter tenere da parte i pezzi che più tardi verranno ricomposti e la scultura si trova oggi nel Museo dell'Opera dell'Uomo di Firenze. Con la testa del Nicodemo Michelangelo rappresentò forse se stesso. La scultura, si vede, riprende proprio la classica forma a piramide, a fiamme, ma con un elemento estraneo, perché l'angelo di sinistra, lo si vede chiaramente, non è di Michelangelo e contrasta con il resto del gruppo. Pochi giorni prima di morire scolpisce e lascia incompleta un'altra pietà, la cosiddetta Pietà Rondanini, ricavata da un'antica colonna romana. Sembra quasi uno di quei non finiti di altre sue opere incompiute, che danno l'impressione di figure che cercano di uscire con forza dalla loro prigione di pietra. Sono gli ultimi colpi di scalpello di una vita che si sta spegnendo. Michelangelo muore il 18 febbraio del 1564, all'età di quasi 90 anni. Il suo corpo viene deposto nella chiesa dei Santi Apostoli a Roma. Ma come spesso accade, strane circostanze accompagnano le sepolture dei grandi uomini. Il nipote, Leonardo,
vuole infatti trasferire la salma a Firenze, ma temendo di essere ostacolato organizza un trafugamento. Nasconde il corpo di Michelangelo in un rotolo di panni e lo carica su un carretto insieme a altre mercanzie. Il viaggio in quelle condizioni richiede 3 settimane. Il 3 marzo Michelangelo, dentro una balla di mercanzie, arriva finalmente a Firenze e cominciano i solenni funerali e le celebrazioni. 2 secoli dopo, un discendente di Michelangelo, Filippo Buonarroti, fece aprire la bara e, dicono le cronache, Michelangelo fu trovato molto ben conservato nel suo abito di velluto verde, con il volto sereno e riconoscibile.